sì, e poi non ti fai vedere. Io qua sono, è una parola grossa. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti. Diamo inizio alla seduta odierna delle lauree magistrali in ingegneria gestionale. Oggi abbiamo 17 candidati che nel corso della loro carriera hanno mostrato indubbie doti e ritengo che le mostreranno anche oggi, anche nella loro capacità di sintesi e nel mantenere il rispetto dei tempi nelle loro presentazioni. Lascio pertanto adesso la parola al professor D'Assisti, che introduce la prima candidata, la prima laureanda odierna, che è Cecilia De Filippis ed è connessa da remoto, poiché si trova all'estero per motivi di ricerca e studio. Prego. Allora, Cecilia è negli Emirati Arabi adesso, sta approfondendo, che poi ha terminato una parte del lavoro sull'idrogeno verde nei laboratori di Sharjah, dell'Università di Sharjah. Quindi ci illustra adesso alcuni test che hanno portato avanti per rendere più efficiente il sistema di produzione dell'idrogeno verde, che è una delle cose, diciamo, del prossimo futuro che sperimenteremo, anche per superare un po' la questione della crisi energetica. Buongiorno, mi vedete, mi sentite? Sì, si sente. Prego, prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Sono Cecilia De Filippis, laureata in ingegneria gestionale e logista. Quest'oggi presenterò la mia tesi di laurea dal titolo Modelli e tecnologie per la produzione di green hydrogen. L'efficientamento e la sostenibilità dei processi tramite l'utilizzo del doppio idrossido certificato di nickel. Il lavoro di tesi che ho svolto presso l'Università di Sharjah e gli Stati Uniti ha visto come attore principale l'idrogeno verde. Dall'accordo sul clima di Parigi è stato creato un ruolo sostanziale per l'idrogeno al fine di rispondere agli obiettivi climatici più ambiziosi definiti unanimemente da tutti i paesi del mondo, in particolar modo l'obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio. A riprova di ciò, la transizione verso una produzione di green hydrogen risponde ai Sustainable Development Goals numero 7, ovvero energia accessibile e pulita, e 13, ovvero azione per il clima, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La catena del valore dell'idrogeno è composta da tre fasi, le quali sono produzione, stoccaggio e distribuzione e uso finale. Nel mio lavoro di tesi mi sono concentrata sulla produzione. Nonostante esistano numerosi modi per produrre idrogeno, la maggior parte di esso oggi viene prodotto in tutto il mondo utilizzando combustibili fossili non rinnovabili, in particolar modo il reforming a vapore del metano, soprattutto perché risulta essere poco costoso e molto efficace. Ma oltre a rilasciare gas serra nocivi nell'atmosfera, questa tipologia di processo molto spesso produce idrogeno meno puro. Quindi per sostituire l'attuale sistema energetico si stanno esplorando nuove strategie energetiche che siano ecologicamente favorevoli. Una di queste risulta essere l'elettrolisi dell'acqua, che consente la creazione di idrogeno con elevata purezza e accettabile per l'ambiente. Difatti questo metodo è in grado di produrre idrogeno con un'efficienza molto alta, che sia compresa fra il 60 e l'80% a seconda del tasso di generazione. A causa dell'elevato però dispendio energetico e dei bassi tassi di produzione di idrogeno,
Attualmente l'elettrolisi dell'acqua non è conveniente economicamente, in quanto ha un costo di 8,63 euro al chilo. Il presente lavoro di tesi ha avuto come scopo la progettazione di un sistema di sperimentazione per l'efficientamento del processo di elettrolisi dell'acqua alcalina, attraverso l'uso di materiali innovativi utilizzati con funzione di catalizzatori. Qui vediamo una rappresentazione generale di un elettrolizzatore di acqua alcalina, dove il processo inizia al catodo, che è il punto di riduzione, dove ci sono le due molecole della soluzione di acqua alcalina che vengono ridotte a una molecola di idrogeno e vengono creati due ioni idrossile. E mentre gli ioni idrossile si muovono attraverso il diaframma poroso verso l'anodo, sotto influenza del potenziale elettrico applicato, l'idrogeno generato emerge dalla superficie del catodo per ricombinarsi in forma gassosa. Tendenzialmente gli elettrodi sono costruiti in nickel e il diaframma al centro della cella divide il lato anodico da quello catodico per evitare la miscelazione dei gas generati. Il lavoro di tesi si è concentrato sui nanomateriali lamellari ionici bidimensionali che sono a base di metalli di transizione, in particolare materiali che contengono uno di qualsiasi metalli del gruppo ferro 3D che è costituito dal ferro, dal cobalto e del nickel e sono uno dei migliori elettrocatalizzatori per l'elettrolisi dell'acqua in condizioni alcaline. Gli LDH hanno un'elevata versatilità e un basso costo e questo li rende un'applicazione innovativa che potrebbe svolgere un ruolo sempre più importante nel prossimo futuro e risolvere i attuali problemi concernenti la produzione di green hydrogen. Nel presente lavoro di tesi è stato analizzato il doppio idrossido stratificato di nickel. Consiste in strati impilati di separati da molecole d'acqua e anioni. In ogni strato il catione metallico forma un cristallo unitario con la molecola OH-. Strati 2D vengono impilati per formare materiali 3D in modo tale da avere una carica collettiva di questi strati positiva. Pertanto quindi un anione con carica negativa viene intercalato tra di essi per bilanciare la loro carica. Per la preparazione dei nanosci di idrossido raddoppiato di nickel, che è stata svolta in laboratorio, è stato dapprima coltivato su schiuma di nickel mediante idrotermia, successivamente quantità uguali di nitrato di nickel e urea sono state sciolte in acqua deionizzata e sono stati aggiunti alla miscela 200 microlitri di acido fluoridrico. E la schiuma di nickel è stata trattata e inserita nella miscela dapprima citata e poi successivamente trasferita in autoclave. Infine è stata posta in forno per un periodo di 6 ore a una temperatura costante di 120 gradi Celsius e successivamente è stato lavato e asciugato a 60 gradi. Dopo la preparazione dell'idrossido raddoppiato di nickel si è potuto continuare con la sperimentazione stessa. La strumentazione utilizzata per la sperimentazione è stata una struttura di cella a tre elettrodi che comprendeva il controelettrodo costituito da una lamina di platino di 1 cm². Come elettrodo di riferimento è stato usato il cloruro d'argento saturo e nell'elettrodo di lavoro sono stati utilizzati materiali preparati, ovvero il nickel e il doppio idrossido raddoppiato di nickel. La cella aveva un volume di 50 millilitri e una capacità di riempimento di 30 millilitri. Inoltre è stato utilizzato il potenziostato destinato appunto allo studio dei fenomeni elettrochimici, il software EasyLab per l'analisi e il controllo centralizzato dell'esperimento e del potenziostato e infine le bilance analitiche per la misurazione del peso delle sostanze chimiche e dei materiali. Dapprima è stato preparato l'idrossido di potassio, il KOH. Per ottenerne una mole. E infine, dopo aver preparato il KOH, è stata preparata l'urea, miscelando 28 grammi di KOH in scaglie in 500 millilitri di acqua deionizzata. Successivamente un pezzo di nickel avente un'area di 1 cm² è stato purificando versando nel recipiente lentamente dell'etanolo al fine di non alterare i risultati dell'esperimento dovuti a eventuali impurezze del materiale.
E il comportamento del nickel è stato studiato nei mezzi alcalini a base di idrossido di potassio e urea nell'intervallo di tensioni fra 0 e 0,8 volt. E sono studiati quindi i comportamenti elettrochimici di ossidazione degli elettrodi preparati. La medesima sperimentazione quindi ha avuto luogo utilizzando dapprima il nickel commerciale nell'elettrodo di lavoro e successivamente il doppio idrossido stratificato di nickel. Sono stati raccolti dati del primo esperimento e del secondo e successivamente sono stati comparati e analizzati. Dall'analisi è emerso che l'attività di ossidazione dell'urea è significativamente superiore utilizzando il doppio idrossido stratificato di nickel rispetto al nickel commerciale come catalizzatore. Inoltre, i voltammogrammi ciclici hanno mostrato un'elevata attività dei nanoscheletri di nickel a doppio idrossido stratificato rispetto alla schiuma di nickel, come risulta chiaramente dal grafico, dai picchi di ossidoriduzione molto elevati rispetto all'assenza di ossidoriduzione nel caso della nickel foam. Inoltre è stato registrato un potenziale superiore a 0,7 volt nel caso del doppio idrossido stratificato di nickel rispetto alla nickel foam e infine, sebbene la voltammetria ciclica sia uno strumento efficace per mostrare l'attività dei diversi materiali, è limitata a un comportamento spontaneo a un determinato potenziale. Quindi è stato necessario eseguire la scarica di tensione, la scarica di corrente a tensione costante per un tempo prolungato a 0,75 volt, sia per il nickel LDH che per la nickel foam. Dalla figura si evince chiaramente che l'urea dall'attività di elettrolisi ha un'alta densità di corrente stabile prodotta a 130 mA su centimetro quadrato ed è stabile per più di 60 minuti rispetto a un'attività quasi nulla nel caso della nickel foam. In conclusione, per sostituire l'attuale sistema energetico si stanno esplorando nuove strategie che siano ecologicamente favorevoli. Una di queste è l'elettrolisi dell'acqua, che produce inoltre ossigeno come sottoprodotto, consentendo la creazione di idrogeno ad elevata purezza e accettabile quindi per l'ambiente. Il focus attuale di ricerca è aumentare l'efficienza complessiva utilizzando meno energia e elettrocatalizzatori più efficaci e poco costosi. L'introduzione di catalizzatori nanostrutturati a dimensioni ridotte con proprietà elettrocatalitiche migliorate permette di migliorare ulteriormente l'efficienza. Dunque, la progettazione e la sperimentazione del presente lavoro di tesi ha sottolineato l'importanza dei catalizzatori LDH con risultati sperimentali e anche degli ossidi stratificati a base di metalli di transazione 3D per l'ossidazione dell'acqua in condizioni di elettrolisi, appunto, di acqua alcalina. I recenti aggiornamenti sullo sviluppo di tali elettrocatalizzatori e possibili sviluppi futuri potrebbero soddisfare i requisiti energetici di un futuro più green. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Cecilia. Invito ora sul palco il successivo candidato Fabio Elamori, prego, e lascio la parola al professor D'Assisti, il suo relatore di tesi. Fabio appartiene alla prima guardia che stava in battaglia durante il 2020 quando stavamo cercando di sanificare le superfici anche della zona portuale. Con lui abbiamo iniziato a lavorare un po' su queste attività, quindi ci riporta un po' i risultati di questo lavoro. Buongiorno a tutti, sono il laureando Fabio Elamori e quest'oggi presenterò il mio elaborato di tesi in miglioramento continuo dei processi sostenibili intitolato Sostenibilità ed efficacia della sanificazione e igienizzazione tramite processo di fotocatalisi. Ok. Il miglioramento continuo dei processi sostenibili ha come obiettivo il miglioramento dei processi in modo tale da renderli sempre competitivi, soddisfando i fabbisogni del presente senza compromettere i fabbisogni futuri. Infatti, le analisi svolte affronta due macro argomenti: l'ATP come marcatore della rilevazione microbiologica e il processo fotocatalitico.
Pertanto è stato effettuato un caso studio presso l'azienda Tecom SRL per l'attività di tirocinio in collaborazione con l'azienda Riera SRL, attuando l'applicazione del biossido di titanio come nanomateriale. La sperimentazione è stata svolta nel caso specifico presso il molo barbonico e il terminal crociere per la Grecia. Lo studio effettuato presso il porto di Bari quindi ha come obiettivo principale la determinazione delle caratteristiche infrastrutturali e delle relative attività dello stesso al fine di individuare quindi gli indicatori di rischio e agire per migliorare la qualità degli spazi indoor e outdoor, riducendo così le ripercussioni sulla salute e la sicurezza umana attraverso azioni atte all'abbattimento dei fattori di rischio. Infatti, il continuo traffico di passeggeri e merci attraverso il porto aumenta la diffusione di batteri e microbi e serve quindi un monitoraggio costante e azioni cautelative a livello salutare ed ecologico. Antecedentemente all'applicazione quindi dei prodotti fotocatalitici è stata effettuata un'analisi preliminare per determinare quindi le azioni da intraprendere per svolgere al meglio l'attività di sanificazione. Sono stati utilizzati dei tamponi Igena Ultrasnap, i quali sono stati sfregati sulle superfici per prelevare campioni di ATP, il quale poi a contatto con dei reagenti presenti all'interno dei tamponi, ovvero luciferina, enzima luciferasi e magnesio, hanno una reazione e vanno a generare energia sotto forma di luce, la quale nel momento in cui il tampone viene inserito all'interno del dispositivo bioluminometro Hygiene Assistant Sensor Plus viene quantificato in RLU. L'applicazione del prodotto è avvenuta quindi tramite un trattamento a base di nanomateriale, il biossido di titanio, il quale a contatto con luce e aria va a generare un'azione ossidativa che poi va a decomporre tutti gli agenti patogeni, tra cui microbi e batteri. Quindi è venuta l'applicazione della sostanza attraverso un ugello preatomizzato collegato a una turbina volumetrica a 800 watt e un tubo in PVC. E poi è stato irrorato meccanicamente sulle superfici verticali e orizzontali tramite un sistema spruzzo HVLP. Possiamo vedere quindi dalla tabella come siano stati effettuati dei trattamenti diversi in base alle superfici trattate. Ad esempio sul vetro è stato prima applicato un lavaggio con acqua ammoniacale e poi è stato applicato il prodotto IR Photoactive Plus. Sulle superfici porose come muri o arcate vi è stata un'applicazione tramite ugello del prodotto Riera Original Plus, sulle superfici lisce un'applicazione con spray manuale e con stesura di un panno o con ugello del Riera Original Plus, mentre sulle sedi in tessuto vi è stata l'applicazione con atomizzatore sempre di Riera Original Plus o Phototavic o Professional. Inoltre sono stati effettuati poi delle rilevazioni a seguito del trattamento a distanza di 20 minuti e poi a distanza di 7 giorni e ne è risultato quindi un miglioramento ottimale, come possiamo vedere dalle foto. Nel lungo periodo quindi sono stati analizzati dei dati sulle superfici trattate, tra cui desk, colonne, vetri e sedie, e i dati quindi riportano un andamento costante per lo più del tempo. A seguito delle analisi effettuate, quindi nel lungo periodo in entrambe le infrastrutture del porto, ne è risultato che tramite il processo fotocatalitico vi è un'autopulizia, una sanificazione costante. Per questo il biossido di titanio è un ottimo materiale autopulente. Il valore di picco massimo raggiunto è di 250 RLU, il quale è considerato accettabile, comunque un valore non dannoso per la salute umana, se consideriamo il traffico quindi che attraversa il porto di Bari e considerando anche i valori ottenuti nel caso specifico ante trattamento, circa di 5.000 RLU.
Valore di picco invece per il molo borbonico è inferiore a 70 RLU per la struttura in esame. Concludendo quindi, il metodo di sanificazione tramite processo di fotocatalisi per il biossido di titanio è un metodo innovativo ed efficace che può essere impiegato senza danni sulla salute umana. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Fabio. Il successivo candidato è Giovanni Balletta. Prego. Lascio ora la parola al professor Messeni Petruzzelli, che introdurrà brevemente il suo lavoro di tesi. Sì, buongiorno a tutti. Il candidato ha svolto una tesi con il collega professor Paniello nell'ambito delle attività di business intelligence. Nello specifico ha sviluppato un modello e un sistema per aumentare e valutare l'efficienza di un impianto di vagliatura. Lascio al candidato la parola. Buongiorno a tutti. Ringrazio la Commissione per la parola data e ringrazio il mio relatore, il professor Paniello. Presento la tesi di laurea in modelli di business e business intelligence dal nome applicazione di strumenti di business intelligence per aumentare l'efficienza di un impianto di vagliatura. Il lavoro di tesi è stato realizzato presso l'azienda EXA situata a Modugno, che si occupa principalmente di digitalizzare gli impianti produttivi attraverso l'installazione di sistemi PLC, di sistemi SCADA, ottenendo quindi un'integrazione tra i sistemi produttivi, un accesso real time ai dati di produzione e un monitoraggio continuo dello stato degli impianti. Per cui il lavoro di tesi nasce proprio dalla richiesta di un cliente, nello specifico di un'impresa di vagliatura, che ha richiesto all'azienda EXA di digitalizzare il proprio impianto in maniera tale da fornire un trend lineare di alcuni KPI. Per cui l'obiettivo di tesi è stato quello di realizzare un'analisi di dati in Power BI, determinando quindi l'efficienza globale dell'impianto e alcuni KPI di riferimento, e realizzando di conseguenza una reportistica contenente una serie di grafici sull'OI, sui KPI e sulla correlazione dei vari KPI, determinando quindi la correlazione e quindi l'impatto di questi KPI nei confronti dell'efficienza dell'impianto, determinando quindi un supporto nel processo di decision making attraverso la sintesi dei risultati ottenuti, consentendo quindi l'aumento dell'efficienza dell'impianto attraverso delle azioni correttive. Il lavoro di tesi è stato realizzato quindi attraverso il software Power BI, può essere suddiviso in 5 fasi. Nella prima fase c'è stato il caricamento del database attraverso un file Excel, nella seconda fase questo database è stato sottoposto a una pulizia, nella fase successiva c'è stata la scrittura delle query che ha consentito quindi la definizione e il calcolo dei KPI, nella fase 4 c'è stata la realizzazione dei report e delle dashboard contenenti i grafici e in ultimo, nell'ultima fase, c'è stata la valutazione dell'analisi, nello specifico dell'analisi dell'OI, dell'analisi dei tempi di fermo e dell'analisi della produttività. Per cui nella prima macrofase c'è stato il caricamento del database, successivamente attraverso l'editor di Power Query, la pulizia del database è stata effettuata attraverso 3 operazioni, nello specifico nella sostituzione dei valori nulli con valori medi dell'attributo, l'eliminazione delle colonne vuote e il controllo delle singole istanze. Nella fase della scrittura delle query sono stati definiti i KPI principali e sono stati calcolati attraverso proprio la scrittura delle query nell'editor di Power Query. Quindi, nello specifico, i KPI principali sono i tempi di fermo, i tempi di funzionamento, la portata del materiale, le perdite dell'operatore, il tempo disponibile e l'OI, che è il nostro parametro principale per valutare l'efficienza dell'impianto. Per cui nell'ultima fase del lavoro è stata valutata l'analisi generale e a partire dall'analisi dell'OI sono stati determinati i valori dell'OI per l'impianto globale e per ogni singolo turno e per ogni singolo operatore, quindi andando a distinguere il turno più efficiente dal turno meno efficiente, andando a valutare tutte le correlazioni tra i vari KPI rispetto all'OI, valutandone quindi l'impatto. Nell'analisi dei tempi di fermo sono stati analizzati tutti i motivi di fermo per ciascun turno e per ciascun operatore, andando quindi a realizzare una vera e propria frequenza di distribuzione di tutti i motivi di fermo. Nell'analisi della produttività sono stati individuati i turni più efficienti, i turni più produttivi rispetto a ciascun operatore e rispetto a ciascun KPI, quindi valutando ad esempio l'impatto di KPI come il tasso di scarto nei confronti della produttività di ciascun turno. Per cui
I risultati ottenuti da questo lavoro di tesi sono stati una valutazione dell'efficienza globale dell'impianto per singolo turno, una classificazione di tutti i motivi di inefficienza legati ai turni e legati agli operatori, una valutazione della performance di ciascun operatore, individuando quindi l'operatore più efficiente e l'operatore meno efficiente, e infine sono state individuate delle aree di miglioramento che nel caso specifico passano da una miglior gestione del turno 1 caratterizzata da troppe avarie e da una miglior gestione del caricamento del materiale da parte dell'operatore B, che presenta un tasso di scarto molto più elevato rispetto agli altri operatori. In sintesi, in conclusione, possiamo affermare che attraverso l'utilizzo di strumenti di business intelligence come Power BI è possibile l'accesso ai dati di produzione in tempo reale, ma non solo, è possibile trasformare questi dati in informazione attraverso la personalizzazione dei report, attraverso la misura della correlazione dei vari KPI rispetto all'efficienza e quindi al parametro dell'OI, determinando quindi un supporto vero al processo di decision making, determinando un possibile aumento dell'efficienza dell'impianto sulla base di azioni correttive e di decisioni strategiche derivanti proprio dalle informazioni di questa analisi. E infine, questo lavoro di tesi può essere considerato l'inizio del lavoro di digitalizzazione dell'impianto, in quanto questi report mensili possono essere aggiornati mensilmente attraverso l'aggiornamento del database, permettendo così un monitoraggio continuo dei KPI. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Giovanni. Il successivo candidato è Tommaso Bottarini, prego. Lascio la parola all'ingegnerante, suo relatore di tesi, prego. Buongiorno a tutti. Tommaso ha svolto il suo lavoro di tesi presso la Domar, un'azienda in provincia di Matera che opera nel settore automotive e si è occupato di miglioramento di flussi logistici. E questo lavoro lo ha svolto attraverso un approccio metodologico basato sulla mappatura dei processi e conseguente utilizzo di alcuni strumenti tipici della Lean Production per approdare alla definizione di potenziali di miglioramento e quindi progetti concreti per ottimizzare i flussi stessi. Il risultato è stato una riduzione del lead time e soprattutto una riduzione dei costi per l'azienda. Prego Tommaso. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione per la parola datami, ringrazio il mio relatore, il professor Giorgio Ante, ed il mio correlatore, nonché tutor aziendale, l'ingegner Pasquale Fiore. Infatti, durante il mio percorso di tirocinio, ho avuto modo di analizzare l'intero flusso logistico dell'azienda Domar S.p.A. con una particolare attenzione rivolta a quelle attività che sono svolte nel magazzino sito nella zona industriale IESCE di Matera. La Domar è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli per il mercato automotive e nello specifico quindi si parla di truck e trailer per il mercato B2B. Sicuramente l'approccio che ho utilizzato per la mia analisi è un approccio basato sulla Lean Production, quindi sostanzialmente con una prima osservazione diretta per la raccolta dei dati ed una successiva elaborazione degli stessi sino ad aggiungere delle azioni di miglioramento. Le tecniche Lean necessarie utilizzate, che mi hanno permesso di completare l'analisi, evidenziare i potenziali di miglioramento e quindi riuscire a portare avanti il progetto, sono state sicuramente la Value Stream Map, la Spaghetti Chart, la tecnica dei 5 perché e il metodo delle 5S, che si realizza seguendo 5 fasi sequenziali e distinte, che sono appunto 6 IRI, sistemare, 6 TON, ordinare, 6 so pulire, 6 KEZU o standardizzare e SHISUKE, sostenere o insegnare. Innanzitutto è stato fondamentale andare ad analizzare quella che è la gestione logistica dell'azienda Domar con una particolare attenzione a quelli che sono i sottoprocessi che costituiscono il processo di approvvigionamento e di distribuzione. Questo perché poi, durante il percorso di tirocinio, ho avuto modo quindi di approfondire tali studi ed evidenziare quelli che possono essere le forme di spreco insite in esse, sino ad aggiungere appunto poi a delle azioni di miglioramento. Successivamente quindi ho ottenuto una panoramica completa
completa di quella che è la gestione logistica dell'azienda Doma per giungere alla value stream map così come è rappresentata in figura, che permette anche di andare a portare avanti quelli che sono le analisi sui tempi. Infatti si vanno a rappresentare quelli che sono i tempi di processo e i tempi d'attesa. Nella fattispecie abbiamo 31 giorni per quanto riguarda i tempi d'attesa e 13 giorni per il tempo di processo, che portano quindi al lead time esattamente di 44 giorni. Lo step successivo è stato quello di dover realizzare la spaghetti chart per quanto riguarda il magazzino delle materie prime e per il magazzino dei prodotti finiti. Questi documenti sono stati realizzati andando direttamente a osservare la movimentazione all'interno del magazzino aziendale. Quindi, grazie alla value stream map e alla spaghetti chart, è stato possibile individuare alcune criticità che a loro volta sono state riportate alle 7 forme di spreco riconosciute in letteratura. Queste forme di spreco appunto sono l'eccesso di scorte, il tempo eccessivo di attività, così come l'eccesso di documentazione realizzata, il sovrapprocesso e le movimentazioni superflue. Qui entra in gioco poi la metodologia del 5 perché, che è utilizzata nella metodologia Lean per individuare le cause, che permettono quindi per ogni criticità trovata di vedere quali sono le cause a cui esse appartengono. Nella fattispecie, facendo un esempio, per quanto riguarda i movimenti superflui in magazzino e la distanza eccessiva fra le postazioni di lavoro che devono interagire, il tipo di spreco a cui essi rientrano è quello delle movimentazioni superflue, che sono causate quindi dalla poca attenzione prestata ai percorsi delle risorse e all'assenza di criteri formali, così come alcune lavorazioni consecutive che sono eseguite su postazioni di lavoro distanti tra di loro. Successivamente, quindi, mappata la condizione iniziale, si può passare ad analizzare quelle che sono le azioni di miglioramento. Per le prime tre forme di spreco, le azioni consigliate vedono l'approccio e i consigli tramite la metodologia delle 5S precedentemente esplicata, mentre per quanto riguarda le altre tre forme di spreco vengono rappresentati dei progetti che hanno lo scopo quindi di raggiungere una riduzione del lead time e un abbattimento dei costi ad esso collegati, così come richiesto dall'organizzazione. Quindi il primo progetto riguarda una nuova concezione di stoccaggio delle materie prime ed in particolar modo del polipropilene, che occupa per volume d'acquisto uno spazio importante nella movimentazione aziendale. Infatti l'idea è quella di realizzare tre silos, così come rappresentati in figura, collegati tramite un impianto pneumatico, che vengono quindi ad essere collocati, come è possibile vedere, esternamente al layout dello stabilimento. L'idea è quella appunto di avere una riduzione non solo dello stock, perché verrebbero meno tutti quelli che sono le big bags attualmente presenti in magazzino per il polipropilene, così come si può vedere in figura, ma l'aspetto importante è la riduzione del lead time. Da una fase di mapping iniziale in cui sostanzialmente per la movimentazione del polipropilene si impiegavano 9 giorni, 2 ore e 10 minuti, si passa a una condizione di design futura di 1 ora e 30 minuti. Il secondo progetto invece parte dall'assunto che per la movimentazione all'interno dell'azienda vengono tuttora utilizzati dei carrelli elevatori a forche. L'idea è quella di utilizzare dei carrelli elevatori automatici che possano portare quindi, attraverso la possibilità di muoversi autonomamente basandosi sulle infrastrutture esistenti e sul layout dello stabilimento, un'ottimizzazione delle tempistiche del movimento dei flussi logistici, soprattutto nell'area montaggio e nell'area prodotti finiti. Quindi, in conclusione, negli ultimi giorni in azienda mi sono concentrato sulla realizzazione di una nuova value stream, una value stream che possiamo definire value stream design, che ha lo scopo di mostrare i benefici che si ottengono attraverso l'applicazione della metodologia delle 5S e di questi progetti strutturali che devono essere implementati. Alla fine viene fuori che i tempi di attesa diminuiscono in maniera sostanziosa, calando addirittura di 11 giorni. C'è un calo minore per quanto riguarda i tempi di processo, perché questi si riducono di 2 giorni, ma alla fine l'aspetto importante è che rispetto a una condizione di mapping il lead time era di 44 giorni, 3 ore e 50 minuti. Per quanto riguarda invece la condizione di design futura, questa viene fuori essere di 33 giorni, 15 ore e 10 minuti. Accanto a una valutazione di tipo
temporale, ovviamente non può mancare una valutazione di tipo economica che mostra quindi la bontà delle azioni messe in atto. Sicuramente entrambi i progetti hanno la necessità di far fronte a un investimento importante, infatti si parla di un investimento di circa 1 milione di euro per quanto riguarda i silos di stoccaggio e 500.000 euro per quanto riguarda i carrelli elevatori. Però ovviamente bisogna fare alcune ipotesi di recupero, infatti per il primo progetto viene ipotizzato il recupero del riequilibrio del carico di lavoro, così come della mancata assunzione dell'operatore addetto alla movimentazione, che quindi porta un risparmio annuo di 124.000 euro. E invece per quanto riguarda i carrelli automatici si ipotizza la riduzione dell'addetto alla movimentazione per ognuno dei 3 turni per un risparmio di 171.000 euro. L'aspetto importante è sicuramente che il payback period, quindi il tempo di recupero dall'investimento, risulta essere di 5 anni per il primo progetto e di 3 anni per il secondo, il che testimonia nel recupero nei 5 anni che, accanto a un'effettiva riduzione del lead time, quindi un aspetto positivo di riduzione dei tempi e di ottimizzazione per l'azienda, si affiancano anche i vantaggi dal punto di vista economico. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Tommaso. Invito ora sul palco, per presentare il suo lavoro di tesi, Elio Carone. Lascio la parola al suo relatore, il professor Facchini. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, il lavoro condotto da Elio Carone si inquadra in un ambito che è quello del project management, molto molto sentito. In particolare Elio si è occupato della gestione del rischio nello sviluppo e nella pianificazione dei progetti. Questo tipo di argomento devo dire che ci ha alquanto sorpreso, poiché applicando le tecniche di risk management ad un caso reale, ad un caso aziendale, ci siamo accorti che ci sono degli elementi che possono influenzare il progetto e che in alcuni casi possono essere anche determinanti per il suo sviluppo. E quindi naturalmente abbiamo evidenziato questi tipi di problematiche e analizzato attraverso queste metodiche l'evolversi del progetto. Lascio la parola al candidato. Buongiorno a tutti, sono il laureando Elio Carone, ringrazio anzitutto il mio relatore, il professor Facchini, il professor Mossa, e il mio correlatore, l'ingegner Lisco, dell'azienda Angel Star. Presento la tesi di laurea dal titolo Analisi e gestione del rischio, il caso Angel Star, applicato al progetto SBB, Ferrovie Federali Svizzere. Oggi le aziende sono in continua evoluzione, seppur l'era digitale stia rappresentando una svolta, i rischi per queste non sono affatto nulli, anzi basti pensare ad esempio alla perdita dei dati dovuta agli eventuali attacchi hacker o al potenziale calo che ci potrebbe essere dalla produttività per via dello smart working. Tra l'altro i rischi generalmente possono riguardare processi, risorse, partnership, lo stesso mercato. Per cui diciamo a questi e ad altri rischi si espone un progetto aziendale, su cui chiaramente diciamo il rischio come impatta? Impatta in termini di costi e di ritardi. Per tale motivo è nata la disciplina proprio del Project Risk Management. L'obiettivo del lavoro di tesi è stato quello di applicare una specifica metodologia di gestione del rischio basata su evolute tecniche a un progetto per la fornitura di sistemi ferroviari, valutandone esiti ed impatti sui rischi e proponendo chiaramente altre possibili strategie di gestione e minimizzazione degli stessi. Chiaramente l'azienda presso la quale è stato svolto il lavoro di tesi è Angel Star SRL, con sede a Mola di Bari, attiva nel settore ferroviario, tra l'altro specializzata nella fornitura, progettazione e sviluppo di sistemi di bordo ETCS, European Train Control System, per diversi clienti europei. Però cos'è l'ETCS esattamente? L'ETCS è un sistema, oltre che standard europeo, che consente la gestione, il controllo del traffico ferroviario. Si basa generalmente sull'utilizzo di alcune boe, dette Eurobalise, che rilevano, segnali, danno segnali al passaggio del treno, in quanto questo, ha al di sotto un sensore. Così facendo vengono rilevate informazioni circa il tratto ferroviario e anche la stessa viabilità. Il progetto SBB. Il nome deriva dal cliente finale, Ferrovie Federali Svizzere, è un progetto che consiste nella fornitura di 62 treni e altrettanti sistemi di bordo. Tra l'altro nella diapositiva si possono notare gli attori coinvolti, Angel Star,
il costruttore del treno Stadler era il cliente finale. Erano noti inoltre due requisiti di progetto, cioè l'utilizzo di un particolare sensore fornito dall'azienda Baumer e l'utilizzo di una DMI, che sarebbe il display a maggior risoluzione. La metodologia prevista dal PMBOK. Il PMBOK è una guida rilasciata nel 2000 dal Project Management Institute ed essa si propone di guidare l'analisi dei progetti focalizzandosi su diversi aspetti. Sicuramente uno di questi è proprio la gestione dei rischi. Tra l'altro, per questo il PMBOK prevede una procedura che consta di 7 step. La pianificazione della gestione a grandi linee, per intenderci, l'identificazione dei rischi, l'analisi prima qualitativa e poi quantitativa, la pianificazione delle risposte al rischio, l'implementazione di queste e il monitoraggio dei rischi. E proprio questa è stata applicata al caso reale. Poiché durante un progetto, oltre ai rischi iniziali, è ben noto che possono emergerne altri anche a progetto in corso, lo studio è stato eseguito 2 volte. Come tecnica di identificazione è stata scelta quella dell'intervista ai project manager e, come si può vedere, sono stati evidenziati 8 rischi, dove sono stati chiaramente categorizzati in questa risk breakdown structure, che consente di capire quali siano magari quelli più rilevanti, dovuti magari al sensore, quindi di tipo tecnico, oppure rischi legati magari al nuovo cliente, così come rischi esterni dovuti sicuramente all'ormai difficoltosa attività di estrazione materie prime. Chiaramente l'analisi qualitativa è stata resa possibile grazie alla definizione di due scale, quindi di 2 scale per la probabilità e per l'impatto. Chiaramente i valori di queste due scale consentono, grazie al prodotto, di un risk rank, quindi di un grado di rischio, che facilitato dalla costruzione della matrice, quindi probabilità impatto, che ci consente così di avere anche tramite la colorazione quali siano i rank, come vengono distinti. E questi 8 rischi hanno visto come i primi 3 legati al sensore fossero sicuramente abbastanza pericolosi, quindi il rank è high, e il 5° addirittura molto, molto alto. Continuando, l'analisi qualitativa è proseguita anche con un'altra tecnica, quella invece del diagramma a bolle, del bubble chart. È stato chiesto agli stessi PM di dare valori, quindi valutazioni, circa altre 9 grandezze, non più la probabilità e l'impatto, ma l'urgenza, la detectability e l'impatto strategico. Fatta la raccolta dati, come si può notare dal grafico, ad esempio per il rischio 5, questo risulti molto impattante strategicamente, abbastanza urgente e tra l'altro anche poco rilevabile. Lo si può notare anche per i primi 3 rischi ed è proprio su questi che si è proseguito invece con lo studio quantitativo. Lo studio quantitativo, quindi, che rappresenta, se vogliamo, il corpo tra l'altro anche della procedura, ci consente di avere un'idea più numerica di quale sia la probabilità legata al rischio, e per far questo chiaramente è stato utilizzato fondamentalmente l'albero delle decisioni. Questo a sua volta si basa sul concetto del valore atteso monetario, e cioè che dato un certo rischio, ogni risposta al rischio ha una certa probabilità di fallimento. Chiaramente questo si traduce in un impatto economico. Ad esempio, come si può vedere dall'immagine, per questa diapositiva, per il rischio 5, quindi il ritardo dei fornitori dovuto all'estrazione materie prime, si potrebbe non far nulla, si potrebbe condividere un forecast con i fornitori, oppure a progetto in corso muoversi d'anticipo ordinando i componenti con un numero esatto. Chiaramente ognuna di queste 3 ha una certa probabilità di fallimento. Tra l'altro, tra le 3 strade, tra virgolette, la terza è quella più onerosa. Però a seguito dell'albero delle decisioni è proprio questa la più vantaggiosa a livello di probabilità. È stata così implementata questa risposta, chiaramente parlandone con i reparti interessati. Per i primi 3 rischi ugualmente sono state adottate strategie di mitigazione o di trasferimento. Il primo monitoraggio non ha evidenziato grandi problemi, se non che il rischio 6, categorizzato come non pericoloso all'inizio, effettivamente avesse aumentato di pericolosità. Chiaramente è stata rieseguita l'identificazione dei nuovi rischi a progetto in corso, per i quali è stata nuovamente rielaborato lo stesso iter. Alla fine si può notare come tutti i rischi siano sotto controllo, quelli gestiti, poi gli altri invece non pericolosi hanno registrato un trend di unchanged, quindi non hanno destato preoccupazioni.
Come valutazioni e conclusioni possiamo dire che l'impatto delle tecniche è stato sicuramente molto positivo, perché i rischi sono stati ridotti di pericolosità, sono state efficaci. Però ci sono due punti: il rischio sì, magari poteva essere probabilmente rilevato come pericoloso sin da subito e non a progetto in corso, è che le valutazioni del bubble chart sulle altre grandezze fossero grosso modo concordi a quello che era il rank della matrice precedente. Quindi questo sì può accadere, però può anche essere che l'intervistato si sia lasciato magari influenzare da una sua credenza o convinzione. Per concludere, così, alcuni spunti di miglioramento potrebbero essere sicuramente intervistare tanti e attori differenti per avere giudizi oggettivi, oppure utilizzare come tecnica di identificazione dei rischi la tecnica Delphi, che si basa su questionari anonimi, proprio per evitare magari influenze di attori su altri. Poi per il rischio sì, magari oltre alla probabilità e all'impatto, focalizzarsi anche su quelle che possono essere le eventuali cause di quel rischio, come è stato riportato ad esempio tramite questo diagramma a Papillon. Ho concluso, vi ringrazio. Grazie mille Elio. Invito adesso sul palco Cosimo Damiano Carpentiere e lascio la parola al suo relatore di tesi, il professor Messeni Petruzzelli. Buongiorno nuovamente. Cosimo ha svolto un progetto di tesi sul tema delle smart city, nello specifico cercando di identificare quali sono le regole, le policy per lo sviluppo di una, diciamo, città smart. Nel suo progetto di tesi, che è stato svolto insieme al Comune di Bari e a NTT Data, ha analizzato diverse progettualità e casi applicativi. Lascio a Cosimo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono il laureando Cosimo Carpentiere, ringrazio la Commissione per la parola datami, il professor Messeni Petruzzelli come relatore, i correlatori dottor Francesco Fusaro, professor Pagnello, dottoressa Ilaria Mancuso e professor Eugenio Di Sciascio. Discuto il mio lavoro di tesi dal titolo Modelli di business per le smart city del futuro. Il lavoro di tesi, basandosi su uno studio della letteratura e delle applicazioni già esistenti e al contempo più recenti, è volto a delineare modelli di business per le smart cities del futuro intese come comunità ed ecosistemi intelligenti ed efficienti che utilizzano tecnologie digitali per rispondere al crescente spreco di risorse, all'impatto ambientale insostenibile e all'inefficienza dei processi tradizionali. Nonostante il crescente interesse verso le smart cities, resta ancora difficile adottare questo paradigma a causa di alcune barriere, identificate nel lavoro di tesi in trasformazione digitale, strategie di interazione e problemi socioculturali. Pertanto il lavoro di tesi mira anche ad abbattere le barriere a questi problemi e a supportare la letteratura e il management per capire come implementare modelli di business redditizi per le smart cities del futuro. Nello specifico sono state identificate 4 aree principali che caratterizzano le smart cities, ovvero smart mobility, smart living, smart energy e future smart ovviamente tutte intese in future smart mobility, future smart living, future smart energy e future smart public ecosystem. Per ognuna di queste sono stati indicati dei pattern di modelli di business innovativi, nonché le strategie più opportune per risolvere appunto e per superare le barriere di cui parlavo. La metodologia utilizzata è il Business Model Canvas, poi evoluto in City Model Canvas o Smart City Business Model Canvas, che considera in rilievo anche i costi, i benefici sociali e ambientali. In ottica Smart City definiamo e identifichiamo con Future Smart Mobility tutte quelle applicazioni di una regione urbana che viene abilitata da tecnologie ICT, sensori e cloud sourcing per la raccolta di dati che vengono utilizzati per fornire servizi e soluzioni intelligenti ai cittadini che siano operativamente efficienti e siano anche ecocompatibili e sostenibili al fine di migliorare le qualità dei trasporti e l'efficienza di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana. Con Future Smart Living invece definiamo e identifichiamo tutte le iniziative volte a delineare un nuovo stile di vita proprio delle smart cities, le quali, grazie all'erogazione di servizi più efficienti e innovativi, garantiranno un elevato livello di qualità della vita. Sono quindi affrontati temi quali la sicurezza urbana, la manutenzione predittiva degli impianti, la gestione e il monitoraggio ambientale dei rifiuti, la manutenzione degli edifici e delle infrastrutture. Abbiamo anche inoltre il monitoraggio e il mantenimento della qualità dell'aria, degli ambienti interni ed infine l'illuminazione pubblica. Vediamo raffigurato qui in slide uno dei business model canvas analizzati, inerente un'impresa operante in ambito smart building che prevede un elevato know-how e hardware di terzi, ponendosi come service provider di dispositivi installati nella gestione dell'intero ecosistema.
In ottica Smart City definiamo, identifichiamo con Future Smart Energy tutte quelle applicazioni che siano operativamente ecocompatibili e sostenibili per migliorare la qualità della vita e dei servizi alla cittadinanza e anche per minimizzare gli sprechi e i consumi in maniera sostenibile e efficiente, con particolare riferimento all'acqua ed al gas. In figura è rappresentato uno dei business model canvas analizzati, rispecchiando un'azienda che opera, si posiziona nel mercato offrendo sensori per lo sviluppo di una piattaforma che consente l'interpretazione e la lettura dei dati raccolti dall'hardware, avendo anche come value proposition il monitoraggio costante e quindi i vantaggi collegati alla riduzione dei costi legati alla lettura dei contatori, una migliore consapevolezza da parte dei consumatori e una migliore gestione della rete di dati in real time e quindi l'individuazione di perdite nette, delle perdite tecniche, grazie alla manutenzione predittiva. In ottica Smart City identifichiamo con Smart Public Ecosystem tutte quelle applicazioni volte a promuovere l'attivazione di modelli di partecipazione attiva dei cittadini e ad adottare modalità innovative per l'erogazione dei servizi, distinguendo quindi anche due pilastri, che sono sistemi di comunicazione e Smart Government. In contesto Smart Energy, ambito Water Management Solutions, risulta di notevole rilievo e impatto l'applicazione d'uso di Entity Data Italia S.p.A., per una primaria società multinazionale multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale, che vede in particolare con il progetto Origami Smart Water Management System, che si è aggiudicato il premio Entity Data Award 2022, una piattaforma digitale cloud native che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo quindi alle necessità sempre più diffuse di razionalizzare l'utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. La piattaforma opera principalmente in tre realtà funzionali, in tre aree potremmo definirle funzionali, che sono gestione e monitoraggio dei distretti idrici, elaborazione del bilancio idrico e gestione e monitoraggio centralizzato della continuità del servizio idrico. In tutti questi ambiti la piattaforma rende possibile l'integrazione completa di dati, contribuendo all'ottimizzazione dei processi e all'immediatezza degli interventi, quindi fornendo anche un grande supporto da un punto di vista decisionale con il Decision Support System. Trattasi anche di un esempio di evoluzione culturale e organizzativa, che quindi parliamo infatti di uno strumento flessibile, scalabile e sicuro, realizzato completamente in Agile. Tra i più recenti casi d'uso di Smart Public Ecosystem potremmo includere anche l'implementazione da parte del Comune di Barletta di un'apposita sezione web dedicata all'invio di interventi sulle proposte progettuali relative alle misure del PNRR. L'iniziativa del Comune di Barletta è nata con il supporto di CLE, PMI Innovativa Barese, e impegnata appunto nella realizzazione di prodotti informatici per le pubbliche amministrazioni. In particolare il servizio è stato reso possibile grazie alla piattaforma Resettami, che consente di automatizzare l'elaborazione delle domande pervenute. Nel contesto di attualità del territorio pugliese, in particolare barese, oltre all'assunzione di titolarità del Politecnico di Bari di due SPOC nell'ambito del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, tra i 5 centri nazionali con lo stanziamento di 1,6 miliardi del PNRR, risulta di notevole impatto e rilevanza l'aggiudicamento da parte del Comune di Bari di un finanziamento di 2 milioni e mezzo su un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico Mobility as a Service for Italy. Trattasi di un progetto che prevede sia la realizzazione di investimenti in infrastrutture fisiche, sia la concessione di incentivi ai cittadini per l'adozione di comportamenti più sostenibili, ad esempio voucher per l'acquisto di biciclette o comunque rimborsi chilometrici per gli spostamenti urbani in bicicletta. Di rilievo inoltre il progetto finanziato dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Casa delle Tecnologie Emergenti, che ha come obiettivo principale la realizzazione nella città metropolitana di Bari di un hub dell'innovazione tecnologica per sperimentare nuove tecnologie a tema della guida autonoma e semiautonoma. Infine, con un finanziamento di 3,8 milioni circa, il Comune di Bari si è aggiudicato il bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, candidando il progetto Monkey, Mobility Network Key Smart Solutions. Scusate. Ulteriore caso di rilievo analizzato nel lavoro di tesi è la più grande rete intelligente del mondo. Si tratta di un progetto di 170 milioni di euro, finanziato grazie al NER 300, che è un programma di finanziamento che mette insieme circa 2 miliardi per le tecnologie innovative a basse emissioni di CO2. Il progetto prevede una rete intelligente estesa lungo tutta la Puglia che integra energia generata dagli impianti rinnovabili distribuiti sul territorio. Garantisce inoltre ai clienti un costante monitoraggio delle informazioni sull'andamento dei consumi. Con durata decennale e scadenza nel 2024, il progetto conta 30.000 km di rete elettrica stimati per connettere tra loro circa 44.000 impianti di produzione da fonte rinnovabile.
evidenziato un'analisi su tutti i siti di Model Canvas di riferimento, sono emersi dal lavoro di tesi anche dei fattori di successo che possano sconfiggere, appunto, superare le tre barriere di cui parlavo. Oltre al vademecum finale per gli amministratori, per i policy maker, ripreso anche con una pubblicazione sull'IREC Journal e la partecipazione ad una conferenza internazionale, la quinta sulle Future Smart Cities, sono stati evidenziati fattori di successo e circoscritti, appunto, tali fattori in una formula guida, una formula apposita per gli amministratori. Come mostrato in figura, troviamo quindi nei primi due fattori, i fattori abilitanti e le tecnologie abilitanti, che sono l'IoT e cloud, l'artificial intelligence e big data. Poi abbiamo la cooperazione, i finanziamenti, quindi la possibilità da un punto di vista di risorse finanziarie, le risorse umane e la loro gestione, la fiducia nei confronti degli amministratori, quindi l'immagine e la reputazione per gli amministratori, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Per quanto concerne i prossimi step di ricerca, risulta importante, in sinergia con NTT Data, Comune di Bari, Enti e Politecnico di Bari, implementare soluzioni di business manageriali ed operative su scala locale, regionale e non solo. Durante il percorso di dottorato presso il Politecnico di Bari saranno analizzati i risultati preliminari, sarà validato il modello teorico e spieghi la relazione tra barriere, modelli di business e fattori di successo, con conseguenziali implicazioni manageriali, offrendo pratiche più efficaci e snelle per manager, policy maker e amministratori, appunto, delle pubbliche amministrazioni. In conclusione, mi piace sempre riprendere con una citazione di Nash, che ha sempre ispirato le mie azioni in questi 5 anni tutti d'un fiato universitari, e il miglior risultato si ottiene quando ogni componente fa ciò che è meglio per sé e per il gruppo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille, Cosimo. Il successivo candidato è Danilo Cassatella. Prego. Lascio la parola alla professoressa Nunzia Carbonara per introdurre brevemente il suo lavoro di tesi. Allora, Danilo Castellano è stato seguito dalla collega Roberta Pellegrino e ha lavorato su, indagando modelli e strumenti per la gestione delle disruption e che quindi consentano ad un'impresa di avere un comportamento resiliente. E questi modelli e queste tecniche le applicate al caso di Megamark. Buongiorno a tutti, sono il laureando Danilo Cassatella, sono qui per discutere la mia tesi in controllo di gestione dal titolo Eventi disruptivi e resilienza, il caso Megamark. Ringrazio la commissione per la parola data e la mia relatrice, la professoressa Roberta Pellegrino. In questa discussione partiremo discutendo quello che è l'obiettivo di questo lavoro di tesi, per poi comprendere la metodologia utilizzata, definire i concetti di eventi disruptive e resilienza, valutare gli impatti e le risposte agli eventi disruptive recenti, tratteremo poi il nostro caso di studio prima di giungere alle nostre conclusioni. L'obiettivo di questo lavoro di tesi è analizzare gli effetti e le risposte agli eventi disruptive recenti nel settore alimentare e GDO, settori di interesse del nostro caso di studio. Lo studio effettuato è stato supportato da un'approfondita ricerca all'interno di pubblicazioni scientifiche e studi settoriali. La metodologia utilizzata è stata quella del case study che comprende 5 fasi. La scelta del caso di studio, la formulazione della domanda di ricerca, che nel nostro caso è stata come gli eventi recenti hanno impattato sulle imprese in oggetto, la raccolta di dati utili, l'analisi dei dati con il fine di giungere ai risultati che ci siamo prefissati e la visualizzazione dei dati per rendere la comprensione dei risultati ottenuti molto più intuitiva. Gli eventi disruptive sono legati a fenomeni esterni che hanno impatti negativi improvvisi e minacciano la sicurezza aziendale nel breve periodo. Tra questi troviamo catastrofi naturali come per esempio gli tsunami in Indonesia nel 2004 e in Giappone nel 2011, pandemie come quella che abbiamo vissuto, guerre come quella attuale tra Russia e Ucraina. Interessante notare come il concetto di disruption sia presente in diversi ambiti, come per esempio nei processi innovativi, in cui si parla di innovazioni rompenti per quelle innovazioni guidate da nuovi entranti che mettono in crisi le risposte degli operatori storici. Ne sa qualcosa Nokia, l'allora leader di mercato, che fu messo in crisi all'avvento della nuova tecnologia wireless e dal primo modello di smartphone lanciato sul mercato da Apple. Per evitare conseguenze irreversibili è necessario che le imprese adottino strategie resilienti, il che vuol dire saper comprendere le incertezze e i rischi per generare risposte rapide e mirate alle minacce che si presentano sul mercato.
Analizzando gli eventi recenti possiamo subito dire, in merito all'evento pandemico, che cambiamenti immediati li abbiamo riscontrati sul mercato e sugli acquisti alimentari. Dai nostri studi riscontriamo un calo delle esportazioni e un aumento delle interruzioni, questo dovuto soprattutto alle restrizioni sui trasporti sia a livello internazionale che nazionale e sia ai problemi di salute generati dalla pandemia stessa. Interessante notare come il settore alimentare abbia osservato un trend in termini di vendite opposto a quello comune, con i beni alimentari che segnano un miglioramento del 4% rispetto ai beni non alimentari che segnano un peggioramento del 36% nei mesi critici di marzo, aprile e maggio 2020. Analizzando le abitudini di acquisto possiamo notare che nel 2019 il 36% dei consumatori aveva l'abitudine di consumare pasti fuori casa, generando un volume che si aggirava sugli 86 miliardi di euro. Statistiche che sono state ribaltate dall'avvento del lockdown e che vedono il settore della ristorazione patire, con uniche eccezioni quick service restaurants che comprendono i fast food con servizio di delivery. Il settore GDO ha saputo reagire meglio al cambiamento, questo dovuto soprattutto alla rivoluzionata routine quotidiana della popolazione italiana che si è ritrovata a consumare la maggior parte dei propri pasti nelle proprie abitazioni e a concentrare le proprie spese principalmente nei supermercati locali. Analizzando invece i dati relativi al conflitto tra Russia e Ucraina, possiamo sicuramente dire che l'instabilità generata dal conflitto e dai conseguenti blocchi delle esportazioni comporta conseguenze soprattutto sui prezzi. È evidente il caso del grano che ha raggiunto prezzi record e questo è dovuto soprattutto alla crucialità del ruolo della Russia nell'esportazione mondiale che, come possiamo notare dal grafico, è in continua e costante crescita anno dopo anno. Dai nostri studi si evince che i fattori chiave di risposta sono l'ottimizzazione della gestione da parte dei governi, la coordinazione tra i vari livelli governativi, la trasparenza verso i dipendenti, che sono i soggetti che subiscono queste situazioni di instabilità, modelli decisionali lungimiranti che sappiano conciliare obiettivi di breve termine con obiettivi di lungo termine, valore della diversità negli attori, intesa sia come figure professionali che culturali, e politiche di sostenibilità che mai come adesso devono essere un argomento di attualità. Il nostro caso di studio si è sviluppato in Megamark, azienda che ha sede a Trani e che opera nel settore GDO e che è considerata una delle maggiori realtà del sud Italia, nonché leader di mercato del territorio pugliese. Nel nostro caso di studio abbiamo analizzato i dati relativi a due filiali con format e scenari di mercato diversi, questo per poter constatare quanto abbiamo analizzato in contesti totalmente differenti. Dalle analisi delle vendite si osserva innanzitutto come entrambe le filiali abbiano registrato un andamento positivo nel corso del 2020, con la filiale B che registra i 13,8 punti percentuali. Interessante anche notare come il divario tra i dati del 2020 e i dati del 2019 anno non influenzato dall'avvento della pandemia raggiunga i valori massimi proprio nei tre mesi critici di marzo, aprile e maggio. Analizzando dati più recenti relativi al conflitto tra Russia e Ucraina possiamo notare che per entrambe le filiali c'è stato un miglioramento costante delle vendite che porterà molto probabilmente ad un autunno critico a causa dell'inflazione che ridurrà i portafogli delle famiglie con conseguenze importanti anche sulle spese quotidiane. Interessante notare questi grafici che mostrano l'andamento del numero degli scontrini che sono utili per comprendere come il consumatore abbia cambiato le proprie abitudini di acquisto. Notiamo in questo caso che i dati del 2020 sono quasi sempre al di sotto dei dati del 2019 e questo ci fa comprendere un'importante constatazione, ovvero che le spese dei consumatori italiani nel periodo pandemico sono state caratterizzate da spese abbondanti e meno frequenti. Per concludere possiamo dire che gli eventi disruptive possono spostare gli equilibri dell'intera economia globale generando impatti importanti che vanno gestiti con strategie resilienti attraverso una gestione ottimizzata dei rischi e una visione aperta verso modelli innovativi e tecnologie emergenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Danilo. Invito adesso sul palco Michela Colacicco. Prego.
E lascio la parola al professor Michele De Nicolò, suo correlatore di tesi. Buongiorno a tutti. La candidata Michela Colacicco ha svolto un lavoro di tesi riguardante la riprogettazione di alcuni processi organizzativi del Politecnico di Bari e in particolare si è occupata del processo di gestione degli affidamenti diretti e acquisti sotto soglia comunitaria e del processo di gestione del fondo economale, utilizzando la metodologia, i principi e le tecniche del business process management e individuando anche delle proposte migliorative. E come caso di studio riteniamo possa essere interessante perché è innovativo, perché consideriamo l'applicazione di una particolare metodologia, la soft system methodology, e anche perché non abbiamo riscontrato molti studi di questo tipo nell'ambito soprattutto della pubblica amministrazione. Le cedo la parola per ascoltare la presentazione del suo lavoro. Prego. Buongiorno a tutti, sono la laureanda Michela Colacicco e discuterò il mio lavoro di tesi in Business Process Management dal titolo Analisi e riprogettazione del processo di gestione del ciclo acquisti, il caso del Politecnico di Bari. Ok. In questa presentazione verranno illustrati innanzitutto gli obiettivi e la metodologia utilizzata. Seguirà poi un'illustrazione della review della letteratura scientifica condotta fino ad arrivare al caso di studio analizzato presso il Politecnico di Bari. Obiettivo del presente lavoro di tesi è indagare il ruolo del ciclo acquisti nelle pubbliche amministrazioni. Un secondo obiettivo riguarda l'individuazione di criticità di processi al fine di successivamente proporre nuove alternative di gestione la cui implementazione risulti essere più efficace ed efficiente della modalità di gestione attuale. Le metodologie adottate per condurre l'analisi e la riprogettazione del processo fanno riferimento alle tecniche del business process management e agli step della soft system methodology. La review della letteratura è stata condotta attraverso il database Scopus nella sezione Article Title, Abstract and Keyword. Le keyword adottate per condurre l'analisi della letteratura rappresentano una combinazione delle parole public procurement and public administration. I risultati della letteratura evidenziano innanzitutto che l'implementazione di sistemi di misurazione della prestazione degli appalti pubblici migliora l'efficienza delle organizzazioni pubbliche. Dimostra inoltre che il ricorso a delle gare competitive consentirebbe di ridurre i costi effettivi dell'appalto. Tuttavia non si riscontrano dati a sufficienza e approfondimenti per poter valutare l'effettivo impatto delle gare competitive sulla qualità finale dell'appalto. Un importante risultato evidenzia inoltre la necessità di dover reingegnerizzare le attività di procurement delle organizzazioni. È stata condotta inoltre un'ulteriore analisi per evidenziare le principali normative vigenti nel settore degli acquisti ed un particolare focus è rivolto al decreto legislativo 50 del 2016. Tale decreto infatti disciplina l'acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere. I processi analizzati sono stati analizzati presso il Politecnico di Bari. Il Politecnico di Bari è un'università statale italiana a carattere tecnico-scientifico. È stato istituito con legge numero 245 del 7 agosto ed è inoltre l'unico nel meridione d'Italia ad investire nella formazione di architetti, ingegneri e disegnatori industriali. Per condurre l'analisi dei processi sono stati seguiti i primi quattro step della soft system methodology, partendo innanzitutto dall'individuazione delle route definition fino ad arrivare alla fase di raccolta dei dati. La fase di raccolta dei dati ha previsto una prima fase di analisi della documentazione esistente ed una seconda fase di intervista agli attori del processo. Si riportano i dettagli della raccolta dati in tabella. Il primo processo in esame è il processo di gestione degli affidamenti diretti acquisti sotto soglia comunitaria.
il processo si avvia con la necessità da parte del richiedente di acquisire forniture, servizi e lavori. Seguono poi le fasi di approvazione ed elaborazione di tale richiesta presentata fino ad arrivare alla fase di scelta della procedura. Tale procedura può essere affidamento diretto, gara ordinaria oppure acquisto al di fuori dei mercati elettronici. Ottenuto il contratto, seguono le fasi di contabilizzazione del contratto e di registrazione in amministrazione trasparente. Il processo si conclude poi con la fatturazione della fattura elettronica emessa dall'operatore economico e con la fase di inventariazione del bene. Il secondo processo in esame è il processo di gestione del fondo economale. Il processo si articola in 4 macrofasi e si avvia con la necessità di ricostituire il fondo ad inizio anno. Prosegue poi con la gestione della richiesta di spesa avanzata dal richiedente. Tale spesa presenta un importo esiguo, gestita dal regolamento di Ateneo. Segue poi la fase di verifica della corretta gestione del fondo economale e tutta la fase di controlli, e il processo si conclude con la chiusura del fondo economale a fine anno contabile. I processi sono stati poi rappresentati graficamente attraverso la tecnica del BPMN e si riportano in figura gli estratti delle mappature per i 2 processi. Successivamente i processi sono stati riprogettati seguendo gli ultimi 3 step della Soft System Methodology. In particolare si è partiti con l'individuazione delle criticità fino ad arrivare all'individuazione di proposte migliorative, la cui adozione dovrebbe garantire una migliore gestione del processo. Per il secondo processo in esame, la gestione del fondo economale, è stato possibile anche effettuare un'implementazione della soluzione individuata. Le principali criticità del primo processo attengono innanzitutto alla mancanza della tracciabilità del flusso documentale, alla scarsa o limitata interoperabilità tra i sistemi informativi, all'avanzamento di richieste d'acquisto incomplete e all'assenza di una procedura di inventariazione istituzionalizzata. Per quanto riguarda invece il secondo processo in esame, le principali criticità attengono agli errori nella rendicontazione manuale dei registri e all'assenza di uno storico per il richiedente. Si evidenziano inoltre per entrambi i processi in esame l'assenza di indicatori di monitoraggio per le prestazioni. La riprogettazione del processo mira ad individuare le proposte migliorative. Per il primo processo analizzato, le principali proposte attengono all'individuazione di una figura che si occupi di gestire la documentazione, all'individuazione e alla formazione di una figura che abbia perfetta conoscenza del codice degli appalti e di tutti i meccanismi di redazione dei capitolati tecnici. Un'ulteriore proposta migliorativa attiene alla realizzazione di vademecum da distribuire fra i richiedenti al fine di agevolare l'inserimento della richiesta di spesa, ed infine è necessario anche individuare dei responsabili per poter istituzionalizzare la procedura di inventariazione del bene. Per il secondo processo in esame, la gestione del fondo economale, le proposte migliorative invece attengono alla realizzazione di flussi realizzati attraverso il software Power Automate, di cui si riporta un estratto in figura. L'implementazione del processo ha consentito di verificare innanzitutto i benefici derivanti dallo scambio automatico di messaggi tra gli attori, ma anche i benefici derivanti dalla compilazione manuale, dalla compilazione automatica dei registri di spesa in una tabella Excel, riducendo così gli errori dovuti alla rendicontazione manuale. In conclusione, il presente lavoro di tesi ha riguardato l'analisi e la riprogettazione del processo di gestione del ciclo acquisti del Politecnico di Bari. E tali obiettivi sono stati portati a termine impiegando i principi, i metodi e le tecniche del Business Process Management. Pertanto sono state individuate delle proposte migliorative che fanno leva su soluzioni organizzative e gestionali, ma anche sui concetti della trasformazione digitale. Tuttavia, alcune delle proposte risultano essere di immediata implementazione, altre invece necessitano di maggiori approfondimenti. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Michela. Invito adesso sul palco Luca Corrado,
il cui lavoro di tesi viene presentato dal suo relatore, il professor Messeni Petruzzelli. Di nuovo buongiorno, Luca ha svolto un lavoro di tesi nell'ambito delle sue attività presso Ernst & Young, presso EY, nello specifico si è occupato di analizzare e implementare un modello di digitalizzazione dei processi di audit. Lascio a Luca la parola. Buongiorno a tutti, sono Luca Corrado, quest'oggi introduco il mio elaborato di tesi dal titolo La digitalizzazione dei processi di audit, il caso EY. Prima di iniziare vorrei ringraziare la Commissione per la parola data e ringraziare anche il mio relatore, il professor Antonio Messeni Petruzzelli. Innanzitutto vediamo che cos'è la digitalizzazione. La digitalizzazione è un processo che consente di trasformare i dati in formato digitale, rendendoli quindi più facili da elaborare e condividere. In ambito business, la digitalizzazione ha permesso un notevole incremento della produttività, grazie alla possibilità di elaborare e condividere dati in modo più rapido ed efficiente. Inoltre ha cambiato anche il modo di fare impresa, rendendo possibile la creazione di nuovi modelli di business basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Inoltre la digitalizzazione ha anche avuto un impatto economico e sociale, perché ha ridefinito i confini del mercato, della concorrenza e anche delle relazioni tra aziende e consumatori, cambiando il mondo in cui viviamo e le opportunità che abbiamo di crescere e migliorare la nostra società. Ma da dove parte questo fenomeno? Dalla quarta rivoluzione industriale, anche detta Industria 4.0, che è un concetto che sta cambiando il volto della produzione e del commercio a livello mondiale. Ciò che si nota è il formarsi di un elemento digitale, in cui la materia prima non è più un prodotto prevalentemente materiale, ma si vendono dati, conoscenza e comportamento digitale degli utenti. Le nuove tecnologie come l'additive manufacturing legata alla stampa 3D, il cloud computing, l'intelligenza artificiale, l'IoT, i big data e la robotica stanno offrendo nuove possibilità di sviluppo economico e sociale, aprendo nuove frontiere per le imprese e i singoli individui. Tuttavia ci sono delle barriere e degli ostacoli, perché le novità introdotte dalla digitalizzazione hanno come protagonisti i lavoratori. E già che la sfida che la digitalizzazione pone richiede l'apprendimento continuo, per vincerla bisogna implementare le nuove tecnologie, ma soprattutto avere risorse umane qualificate, poiché data la mancanza appunto di forza lavoro qualificata nel mercato del lavoro, è imprescindibile per le aziende formare i dipendenti e prepararli alla transizione verso i nuovi metodi di produzione. Le abilità richieste pertanto sono le conoscenze informatiche, l'analisi di dati, il time management e la comunicazione e il problem solving. Anche la revisione contabile è stata colpita da questo fenomeno, ma che cos'è un audit, ovvero la revisione contabile? Esso è il processo di verifica della correttezza dei dati contabili e delle relative procedure di un'azienda svolto dagli auditor. Il digital auditing fornisce un servizio qualitativamente superiore rispetto all'approccio tradizionale, grazie soprattutto al time saving e alla data analytics. Il risparmio di tempo consente di efficientare le attività e con la data analytics si elaborano i dati individuando i rischi di errore, oltre che ottenere altre informazioni rilevanti per l'audit. La pandemia da Covid-19 ha drasticamente accelerato l'adozione dell'auditing con pratica a distanza attraverso le piattaforme che conosciamo come Microsoft Teams o Zoom, e questo ha portato chiaramente la riduzione dei costi di viaggio dagli auditor verso i clienti e anche nuovi investimenti sia in piattaforme, infrastrutture e soprattutto formazione del personale. EY, l'azienda tra le più grandi al mondo, il settore della consulenza in cui ho svolto anche il lavoro di tirocinio, il processo di revisione contabile è stato trasformato in un processo che pone al centro il digitale. Il EY Digital Audit connette più di 120.000 utenti EY in 150 paesi e 200.000 utenti di società associate a EY come clienti. L'EY Digital Audit comprende EY Atlas, EY Canvas e EY Helix. EY Atlas è una piattaforma che offre ai clienti e ai revisori l'accesso diretto alle informazioni tecniche di EY relative alla contabilità e alla rendicontazione finanziaria.
I Y Canvas invece è una piattaforma online che collega i professionisti dell'audit con i loro clienti e permette il coordinamento e la gestione dell'audit indipendentemente dalle dimensioni, dall'ubicazione o dalla complessità dell'organizzazione, e anche due mobile app, ovvero i Y Pulse e i Y Engage. Infine, EY Helix è una piattaforma di analisi globale, fruibile per tutte le squadre di audit e può gestire dati di qualsiasi dimensione e tipo, oltre che incorporare l'approccio di audit analitico nella metodologia dell'azienda. Le conclusioni del mio elaborato di tesi sono che, innanzitutto, il nuovo paradigma dell'industria 4.0 offre molte opportunità per le aziende ed esse devono impegnarsi nell'essere promotrici di nuovi trend, anticipando i propri competitors e quindi diventare leader. Inoltre, per quanto concerne il rapporto macchina-uomo, la diffusione delle tecnologie digitali ha permesso una maggiore interconnessione tra macchine e uomini. In questo contesto, l'azienda che saprà adeguarsi tempestivamente alle nuove esigenze avrà un vantaggio competitivo sulle altre. Invece il fattore umano, che in un mondo permeato dalle nuove tecnologie, il ruolo della persona sembra quasi superfluo, ma questo aspetto negativo che caratterizza il nuovo paradigma deve essere contrastato dai governi e dalle aziende, che devono investire nelle persone e nel rinnovo delle loro competenze. L'azienda analizzata, inoltre, ha dimostrato un forte ambidestrismo, migliorando sia i propri prodotti che il modo in cui vengono realizzati. Questa attitudine permette loro di investire tempo e risorse in ricerca e sviluppo, puntando sia sull'efficacia che sull'innovazione. Le nuove tecnologie e le nuove organizzazioni 4.0 richiedono competenze sempre più specifiche e tecniche. L'industria sta cambiando rapidamente e per sopravvivere in questo ambiente dinamico è importante adottare un approccio di continuous improvement. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Luca. Il prossimo candidato è Giovanni Marco Fortunato, che ha svolto una tesi in azienda sotto la supervisione dell'ingegner Sardone, al quale lascio la parola. Buongiorno a tutti, sono Benedetto Sardone, engineering manager. Buongiorno a tutti, sono Benedetto Sardone, engineering manager presso la Merck Serono di Bari. Siamo una multinazionale farmaceutica che si occupa della produzione di farmaci biotecnologici sterili iniettabili. Giovanni Marco ha svolto uno stage presso di noi occupandosi dell'analisi, revisione e ottimizzazione del processo di CAPEX management. Il suo contributo è stato molto importante e ci ha permesso di snellire il processo di gestione dei CAPEX ed in particolare di adattare il processo di gestione degli small CAPEX, ossia dei CAPEX con valore minore di 2 milioni di euro, rendendolo congruo lo sforzo necessario richiesto dal processo alla dimensione del progetto stesso. Ringrazio Gianmarco, a cui lascio la parola. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Giovanni Marco Fortunato, ringrazio la commissione per la prova d'atomi, ringrazio la relatrice di tesi, professoressa Barbara Scozzi, e il curatore, dottor Benedetto Sardone. Quest'oggi presento il lavoro di tesi in Business Process Management, riprogettazione del processo Merck, di CAPEX Management, il caso Merck. L'elaborato di tesi si sviluppa con la definizione del Business Process Management, i vantaggi associati alla sua applicazione, il CAPEX Management con la sua descrizione e la sua finalità, il caso aziendale sviluppato in sede Merck Serono a Modugno e la proposta di progettazione del processo citato. L'obiettivo di tesi, quindi, è l'applicazione dell'approccio Business Process Management al processo di CAPEX Management in flusso investimento per progetti aventi valore stimato minore di 2 milioni di euro. Tale approccio è necessario in quanto il mercato attuale è caratterizzato da una forte dinamicità e le esigenze del consumatore tende sempre a variare. Per allineare gli obiettivi aziendali con queste variazioni è necessaria l'applicazione del Business Process Management.
il Business Process Management viene definito da The Association of Business Process Management come approccio disciplinato per identificare, progettare, eseguire, documentare, misurare, monitorare, controllare processi aziendali automatizzati e non per ottenere risultati coerenti e mirati in linea con gli obiettivi strategici dell'organizzazione. Il CapEx Management, contrattura di Capital Expenditure, ovvero spesa in conto capitale, viene definito la letteratura in quattro fasi. La prima fase è la richiesta in spesa in conto capitale, dove il reparto utente richiedente definisce la propria spesa, la propria entità di spesa, la tipologia di spesa, la natura di investimenti in opportuni moduli che successivamente verranno autorizzati in fase di controllo, per poi passare alla fase di realizzazione, dove la richiesta viene progettata e realizzata, ovvero la costruzione dei risultati finali secondo i requisiti descritti. In ultima analisi c'è il monitoraggio, ovvero vengono monitorati tutti i progressi della realizzazione del progetto e vengono descritte delle azioni in caso di deviazioni. Il caso aziendale viene scritto nell'azienda Merck Serono, partecipante a Merck Group, settore farmaceutico, e le unità di business operano principalmente in settori di healthcare, ovvero sviluppo e produzione di nuovi farmaci contro cancro e sclerosi multipla, life science, dove l'azienda mette a disposizione la propria tecnologia, le proprie risorse, la propria conoscenza per favorire lo sviluppo della ricerca biotech, electronics, dove vengono sviluppati prodotti chimici specialistici per applicazioni complesse come cristalli OLED. Il caso aziendale deve essere definito in un contesto. Tale contesto viene dato dalla root definition, che si avvale di uno strumento, la CATW. CATW è l'acronimo di C, customer, dove viene definito il cliente del processo, ovvero il reparto utente richiedente. A, gli actors, ovvero tutti gli attori che partecipano a questo processo, come il reparto ingegneria, i team di progetto, i referenti dell'ingegneria, uffici acquisti, uffici di manutenzione. T, transformation, dove l'input del processo è la richiesta di investimento e l'output diventa il progetto implementato stesso. La WorldWide, invece, è la necessità di rispettare le conformità di legge, di sostituzione di impianti ormai obsoleti e efficientamento della produzione. Il process owner è responsabile di CAPEX. Invece l'environment, ovvero i vincoli, sono i vincoli di legge e i vincoli di risorse. Per quanto riguarda la ricreazione del processo aziendale, è necessario raccogliere dati. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso tre metodologie. La prima è stata l'analisi della documentazione scritta, resa possibile dal sistema informativo gestionale aziendale, che ha potuto essere utile per ricreare attraverso flowchart, tabelle, valutazioni, business plan e CAPEX tracker tutto l'intero processo. Inoltre è avvenuta anche intervista agli attori, che attraverso specifiche domande ha reso possibile la ricreazione in maniera dettagliata dell'intero processo ASIS. E in ultima analisi c'è stata osservazione diretta, che ha potuto confermare quindi quanto detto e quanto descritto dalle pratiche nel caso operativo. Il caso aziendale ha ritenuto necessario utilizzare più tecniche rappresentative, quali ad esempio EPC, Flowchart, matrice RACI e VBS. Tale necessità è dovuta al fatto per cui ogni tecnica rappresentativa comporta con sé dei vantaggi. Ad esempio, Flowchart evidenzia la sequenzialità delle attività svolte in un processo così complesso, invece l'EPC ha reso noto anche le risorse utilizzate nell'attività. Attraverso l'analisi del processo attuale sono state individuate principalmente due criticità. La prima è l'alto livello di descrizione dei processi. Per quanto la documentazione Merck è estremamente precisa nelle best practice aziendali, si è ritenuto che il livello di dettaglio in ambito CapEx Management non era abbastanza adeguato. E la seconda è la necessità di introdurre i criteri di priorizzazione dei progetti. Le soluzioni individuate quindi sono state introduzione di nuove attività, resa possibile grazie alle best practice aziendali e cookbooks, ovvero una raccolta di guide per le attività, e la matrice di priorizzazione. Quindi, preso il processo ASIS di riferimento, sono state introdotte attraverso best practice, frameworks e modelli esistenti delle nuove attività che sono rese necessarie per migliorare la prestazione del processo. Principalmente sono state le fasi di registrazione di richiesta di CAPEX, pianificazione, esecuzione ed archiviazione. Quindi qui viene l'esempio dove, a seguito dell'emissione dei requisiti utente, si è ritenuto necessario introdurre novità che andavano a effettuare ulteriori verifiche su quanto compilato sul modulo. Invece, per quanto riguarda la matrice di priorizzazione, è uno strumento utilizzato per dare un'importanza a tutte le richieste di progetto apportate. Tale importanza può così distinguere progetti a maggior valore aggiunto rispetto a uno sforzo minore rispetto a progetti a basso valore aggiunto rispetto a uno sforzo minore. Per poter quantificare quindi il valore attribuito a un singolo progetto, si utilizzano due metriche, risk and business contribution, quindi a seconda di quanto il progetto permette di migliorare le specifiche aree, si avrà un peso maggiore nell'attribuzione del progetto. Invece, a seconda di quanto il progetto sia allineato rispetto alla strategia aziendale, si avrà un peso diverso. Inoltre, per quantificare la metrica dell'effort sforzo, una metrica difficile da descrivere in maniera quantitativa, si sono introdotte due metriche, due proxy, che vanno a precisare quanto definito dell'effort. Quindi in questo caso avremo l'effort in senso generale, definito da costo, uomo ore lavorate, e anche vincoli come vincoli di tempo e di progetto.
Le conclusioni sono le seguenti, ovvero attraverso l'introduzione delle nuove attività è reso possibile il miglioramento dei processi e riduzione degli sprechi. E notte, attraverso la matrice di priorizzazione, si è riuscita a dare un ordine di importanza ai progetti richiesti e notte può essere adeguata a seconda delle esigenze aziendali. Ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Giovanni. Il successivo candidato è Roberto Franco. Lascio la parola al professor Messeni per introdurre brevemente il suo lavoro di tesi. Sì, buongiorno. Lo studente Franco ha svolto una tesi con il professor Paniello anche qui nell'ambito dell'insegnamento di Business Intelligence applicando l'argomento ad un caso di studio relativo all'azienda Teleperformance nello sviluppo di una dashboard. Lascio allo studente la parola, grazie. Ringrazio la Commissione per la parola. Buongiorno a tutti, sono il laureando Roberto Franco e oggi presenterò la mia tesi di laurea in modelli di business e business intelligence dal titolo Progettazione e sviluppo di una dashboard di business intelligence, il caso Teleperformance. Il mio lavoro di tesi si inserisce in un contesto ben definito che è quello della digital transformation. La trasformazione digitale è un fenomeno che dagli anni 50 ad oggi comporta considerevoli cambiamenti nella sfera sociale, economica, gestionale e questi cambiamenti sono abilitati non solo dall'adozione ma anche dall'integrazione nei sistemi classici delle nuove tecnologie digitali. Chiaramente questi cambiamenti nel tempo hanno portato ad un'evoluzione delle abitudini e dei comportamenti, così come dei consumatori, così come delle imprese. In particolar modo, per quanto riguarda le imprese, la digital transformation necessita di un allineamento dei modelli di business e delle strumentazioni di acquisizione dati, in particolare al fine di migliorare l'esperienza dei clienti, dei dipendenti e più in generale di tutti gli stakeholder. Ciò che è importante e centrale all'interno della digital transformation è il ruolo dei dati, che basti pensare che dagli anni 80 ad oggi più del 99% delle informazioni sono state memorizzate in formato digitale. Ed è proprio per sfruttare al meglio questo patrimonio dati che nascono gli strumenti di business intelligence. In generale un sistema di business intelligence può essere definito come un sistema di modelli, metodi, persone, strumentazioni in grado di permettere l'acquisizione continua e organizzata del patrimonio dati di un'azienda. L'adozione di un sistema di business intelligence comporta diversi vantaggi, quali l'incremento della qualità delle informazioni, la semplificazione della condivisione di queste e, chiaramente, un'ottimizzazione dei processi. La struttura della business intelligence può essere pensata come una piramide, alla base della quale vi è una fase di raccolta dei dati dalle diverse fonti aziendali e la loro successiva conservazione all'interno di database particolari come Data Warehouse e Data Mart. Successivamente si passa all'analisi, all'aggregazione ed elaborazione di questi dati tramite processi di data exploration e data mining e infine questi dati vengono presentati tramite diverse tecniche di visualizzazione trasformandosi così in informazioni utili al processo decisionale. Ed è proprio in quest'ultima fase, ovvero quella della presentazione, che si inserisce il mio progetto di tesi. Il lavoro di tesi nasce dalla collaborazione con una delle più importanti realtà aziendali nel settore del contact centering, ovvero Teleperformance, che è un'azienda che offre dei servizi di assistenza tecnica e customer care in un mercato B2B. In particolare il mio progetto si inserisce in un altro progetto di Teleperformance che è stato avviato nel 2020 nella sede tarantina, chiamato Voice First, che ha l'obiettivo di trasformare i classici contact center in veri e propri hub per l'erogazione di servizi a valore aggiunto, utilizzando fra gli altri strumenti anche strumenti di speech analysis. Il mio progetto di tesi si basa proprio su questa strumentazione ed ha l'obiettivo di realizzare un sistema di dashboarding in grado di supportare il processo decisionale grazie alla rappresentazione grafica dei dati. In particolare questo sistema è alimentato da un database costruito proprio grazie agli strumenti di speech analysis contenente delle conversazioni opportunamente anonimizzate di un servizio clienti di un provider di energia gestito però da Teleperformance. Inoltre questo sistema di dashboarding è pensato per un utente tipo che ricopre il ruolo di manager o supervisore e presenta dunque dati d'insieme, ma ciò non preclude comunque analisi di tipo sistemico oltre che analisi di tipo puntuale. Gli obiettivi realizzativi di questo sistema sono l'identificazione del motivo di chiamata, l'analisi delle prestazioni degli operatori, il miglioramento della qualità del servizio offerto, l'identificazione di trend e problematiche e l'aumento della customer satisfaction.
La metodologia di realizzazione adottata si divide fra progettazione e sviluppo. In particolare la progettazione fa riferimento a tutta quella fase di preparazione che precede l'effettiva realizzazione della dashboard, mentre lo sviluppo fa riferimento a tutti quell'insieme di task e attività utili alla realizzazione effettiva della dashboard. Per quanto riguarda la progettazione, questa è stata divisa in tre sottofasi, la prima della quale fa riferimento all'analisi dell'ambiente di lavoro. Durante questa fase sono state acquisite tutte le informazioni riguardanti il settore del contact centering, la business intelligence e il progetto Voice First. Oltre a ciò, sono state condotte delle analisi degli elementi interni all'azienda, quali i KPI, e di elementi esterni, quali il mercato. Dall'analisi di mercato sono stati individuati tre principali leader nel settore della business intelligence, ovvero Microsoft, Tableau e Qlik, ed è stato effettuato un processo di benchmarking, soprattutto per quanto riguarda la resa grafica delle visualizzazioni. Oltre a ciò, sono stati individuati anche i KPI di riferimento per la realizzazione della dashboard. La seconda sottofase riguarda l'analisi degli strumenti, che sono stati divisi in strumenti per il team working, di cui fanno parte Microsoft Teams, Trello e Slack, e gli strumenti di sviluppo del sistema, di cui fanno parte Elasticsearch, Kibana e Python. In particolare, Elasticsearch è stato utilizzato per l'analisi e l'archiviazione dei dati, Kibana è stato utilizzato per la realizzazione grafica delle visualizzazioni e quindi della dashboard, e Python è stato utilizzato per la risoluzione di alcune problematiche che vedremo in seguito. L'ultima sottofase della progettazione è fatto riferimento all'identificazione dei requisiti di sistema, dal quale sono emersi 21 requisiti funzionali, 9 requisiti non funzionali e 21 user stories. Per quanto riguarda lo sviluppo, questo è stato diviso in 6 sottofasi, la prima della quale fa riferimento all'installazione degli applicativi in un server locale, quindi in una versione locale nel computer. La seconda sottofase ha fatto riferimento al caricamento dei dati nell'Elasticsearch utilizzando uno script Python che vediamo qui in slide, che ha permesso quindi di caricare circa 1000 conversazioni in maniera completamente automatica. La terza sottofase ha permesso il caricamento di questi degli stessi dati in Kibana, e infine è avvenuta la configurazione dello spazio di lavoro e delle diverse visualizzazioni. La sottofase più interessante è sicuramente quella della risoluzione delle problematiche con Python, che ha portato alla definizione di 3 script che vediamo qui in slide, che hanno permesso di eliminare le cosiddette stop word e i numeri, ovvero degli elementi non utili all'analisi, ha permesso di formattare la data e l'ora della conversazione in modo tale da inserire un sistema di filtraggio all'interno della dashboard, e infine è stato possibile inserire dei campi randomici quali il sentiment, i topic e le azioni effettuate dagli operatori, proprio perché il database di riferimento è ancora in fase di costruzione ed è stato quindi necessario aggiungere questi campi randomici per rendere la dashboard il più possibile aderente alla realtà. L'ultima sottofase dello sviluppo ha riguardato la configurazione di un sistema di gestione dei ruoli che ha permesso di frazionare i diversi dati in base al ruolo ricoperto dall'utente che volesse accedere al sistema. Il prodotto finale dunque consta di 18 visualizzazioni grafici di diverso tipo, di cui vediamo un estratto in slide. Si passa infatti da grafici a linee, contatori, metriche matematiche, nuvole di parole e così via. Nonostante questo prodotto sia ancora in una fase embrionale e non ancora pronto all'effettiva implementazione nella quotidianità aziendale, il sistema offre comunque una base informativa notevole, risulta essere di semplice utilizzo e comprensione e soprattutto possiede quelle caratteristiche di dinamicità e adattabilità alle necessità dell'utente che permette di avere un ventaglio di analisi molto ampio. Ringrazio per l'attenzione a tutti. Grazie mille Roberto, il successivo candidato è Saverio Lavenuta, prego. Lascio la parola al professor Scrimieri, suo relatore di tesi, per una breve presentazione. Grazie Presidente. Il tema della sostenibilità è un tema attualissimo che sta entrando prepotentemente in tutte le gestioni aziendali e sta indirizzando tutto quello che viene fatto, tutti i processi aziendali. In particolare Saverio ha svolto un ottimo lavoro con dovizie di particolari approfondimenti legato al tema della gestione delle risorse umane in un'ottica di sostenibilità, quindi veramente un lavoro attuale e molto particolareggiato. Chiedo quindi a Saverio di illustrare i tratti principali del lavoro e quindi di arrivare alle conclusioni e all'implementazione del sistema HR in ottica di sostenibilità. Prego. Grazie mille.
Innanzitutto buongiorno, ringrazio la Commissione per la parola data e ringrazio il mio relatore di tesi, il prof. Pietro Scrimieri, anche promotore di attività indirizzate alla sostenibilità in acquedotto pugliese. Innanzitutto direi che questo elaborato tratterà un tema di primaria importanza da sempre, ma soprattutto in questo periodo storico, che è la sostenibilità aziendale. In particolare cercherà di approfondire come la funzione HR possa contribuire ad evolvere l'aspetto culturale dell'organico aziendale, al punto da abilitare cambiamenti radicali. La sostenibilità definisce la possibilità di mantenere il sistema economico in equilibrio con l'ambiente naturale e superare gli squilibri esterni. Oggigiorno vi è questo focus sulla sostenibilità d'impresa. Oggi le imprese devono essere sostenibili e per essere sostenibili devono essere forti su tre punti: sociale, ambientale ed economico. Sociale andando a garantire un pari accesso alle risorse e alle opportunità del singolo. Ambientale perché le aziende devono dare attenzione all'ambiente evitando sprechi e riducendo l'inquinamento, ma mantenendo qualità e riproducibilità delle risorse naturali. Economico, creando valore attraverso la produzione di beni e servizi che migliorino la qualità della vita. Successivamente, nella mia tesi di laurea, si è passata a un'analisi dell'Agenda 2030. L'agenda è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che a sua volta si articola in un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi da raggiungere entro il 2030. Questo programma non si pone l'obiettivo irrealizzabile di risolvere immediatamente tutti i problemi, ma mira a raggiungere una buona base comune da cui partire per costruire un nuovo mondo, diverso, dando così a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. In un modello, quello green, uno dei pilastri fondamentali del modello green, della green economy, è appunto il modello dell'economia circolare, che porta da una trasformazione dell'attuale sistema di produzione a consumo, basato su un modello lineare, quello di estrai, produci, consuma e getta, a un modello circolare, estrai, produci, consuma e riproduci. Si è passato inoltre a un case history su un'azienda molto nota, Toyota, dove dopo decenni di ricerche e progressi verso la tecnologia di riduzione all'inquinamento, il marchio ha ufficializzato il Toyota Environment Challenge 2050 nel 2015, il quale ha diviso con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento ambientale dell'azienda di produzione all'uso dei veicoli. Sono stati introdotti 6 temi, che sono i veicoli a zero emissioni, che Toyota mira a sviluppare tecnologie che garantiscono una mobilità sempre più pulita e accessibile, un ciclo di vita dei prodotti a zero emissioni, quindi Toyota ha riconsiderato l'intero processo produttivo partendo dalla selezione dei materiali a minor impatto ambientale durante la lavorazione, riducendo il numero di parti veicolo e aumentando l'utilizzo di materiali riciclabili. Si è passati agli impianti di produzione a zero emissioni, il brand si è impiegato nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica degli stabilimenti produttivi, impegno che si realizza attraverso l'innovazione tecnologica, l'efficienza dei processi e il crescente utilizzo di energia rinnovabile. Si è passato a minimizzare e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, a un'economia circolare e una società in armonia con la natura. Adesso si è passato, successivamente nella mia tesi di laurea, si è passato al collegamento che c'è tra HR e sostenibilità. L'azienda che decide oggi di concentrarsi sul concetto di sostenibilità al tal punto da renderlo un valore fondante attrae e trattiene i migliori lavoratori grazie a una strategia di employer branding. Così facendo si genera successo, valore e performance nel lungo periodo, si consolida l'immagine, la reputazione, la speranza di migliorare la vita dei propri lavoratori e si riesce a diffondere fiducia. Esistono diversi approcci sostenibili in ambito HR, esistono 3 differenti approcci per implementare in maniera efficace nelle aziende la sostenibilità in relazione alle risorse umane. Un esempio, la prima possibilità è quello dell'EMS, Environment Management System, cioè un sistema di gestione generale che include la struttura organizzativa, attività di pianificazione, responsabilità, procedure, processi con standard internazionali per mantenere, mettere in atto e conseguire politiche ambientali efficaci come la ISO
14.001. Un secondo approccio è dato da un approccio etico che poggia sul principio secondo il quale la centralità della persona, intesa come fine e non più come mezzo, consente all'organizzazione di produrre migliori risultati per il numero più grande di persone possibile, e un'altra alternativa potrebbe essere quella di pensare alla salute e allo stress del lavoratore, assicurando benessere psicofisico tramite attività di gruppo, culturali o sportive. Successivamente si è passato alle applicazioni sostenibili in ambito HR. Nel seguito qualche spunto di come inserire logiche di sostenibilità in ogni tipologia e aspetto della funzione HR. Abbiamo il performance management, la formazione e lo sviluppo, le assunzioni e l'employment branding. Al fine di creare un'azienda sempre più sostenibile e verde, si potrebbe implementare unitamente al sistema di valutazione delle prestazioni obiettivi di sostenibilità. Un esempio per il top management: si potrebbe inserire come goal la stipula di contratti di collaborazione con aziende con certificazione green o 100% sostenibile. Si dovrà procedere a formare anche il dipendente non solo su ciò che l'azienda richiede per il suo ruolo e per possibili scenari futuri, ma anche per lo sviluppo delle sue capacità e conoscenze in ambito ecologico, con l'obiettivo di raggiungere determinati traguardi. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Saverio. Invito adesso a salire sul palco Nicola Nuzzolese e lascio la parola al professor Facchini, suo relatore di tesi. Allora, dunque, il lavoro di Nicola è stato un lavoro, devo dire, abbastanza attento e interessante per quelle che sono le ambienti delle SME, cioè delle piccole e medie imprese. In particolare Nicola, lavorando all'interno di una piccola e media impresa, si è accorto ciò che è emerso da questa realtà è che in alcuni casi i processi di scheduling, quindi banalmente la pianificazione delle attività, non è ottimizzata così come ci si aspetterebbe. Il punto è che molto spesso i software o comunque i sistemi gestionali largamente presenti sul mercato non consentono di avere un approccio, comunque difficilmente riescono ad essere interfacciate con le piccole e medie imprese, sia per ragioni di costo che naturalmente di opportunità. Pertanto abbiamo provato a ripensare, riprogettare un processo di scheduling che invece fosse utilizzabile dalla piccola e media impresa, sia in termini di costi, sia in termini di facilità di impiego, e soprattutto che utilizzasse le procedure che in un certo qual modo erano già state sviluppate. Lascio la parola al candidato per la descrizione del lavoro. Salve a tutti, ringrazio i miei relatori, professor Giorgio Mossa e professor Francesco Facchini e tutta la commissione per la parola data. Il titolo della mia tesi è Sviluppo di un modello per lo scheduling delle commesse in una PMI. All'interno quindi di questo lavoro di tesi vengono presentate delle applicazioni all'interno delle piccole e medie imprese manifatturiere. Da alcuni decenni infatti le ricerche sullo scheduling hanno proposto una moltitudine di algoritmi che sfruttano diversi approcci risolutivi. Di contro però le PMI non sempre sono in grado di sviluppare e di implementare questi modelli, sia a causa appunto dell'elevato grado di difficoltà che a causa appunto delle numerose risorse coinvolte. Per questo motivo, all'interno di questo lavoro di tesi, viene quindi sviluppato un nuovo modello, un nuovo algoritmo, meno complesso rispetto a quelli già presenti in letteratura, che garantisca quindi una migliore efficacia, un'implementazione più semplice e soprattutto una riduzione dei costi di gestione, con l'obiettivo finale quindi di identificare i possibili vantaggi derivanti dal suo impiego in un'azienda che opera nel settore della meccanica di precisione. Tale azienda, infatti, nella quale è stato svolto il tirocinio per tesi, è l'Officina Preziosa SRL. Essa è situata nella zona industriale di Molfetta, in provincia di Bari, ed è un'officina meccanica di precisione. È stata fondata quindi nel 1997 e si pone come partner ideale per tutte quelle aziende che operano nello stesso settore. Quindi, all'interno appunto dell'azienda, ci si è focalizzati principalmente sulla puntualità delle consegne delle commesse. In particolare sono stati presi in riferimento tre diversi clienti, caratterizzati appunto da un diverso quantitativo degli ordini effettuati.
Infatti si è partiti dal presupposto che questo modello, pensato per l'Officina Meccanica Preziosa, potesse essere anche utilizzato per tutte quelle aziende manifatturiere che ancora risentono di numerosi ritardi di consegna e che ancora non hanno realizzato un modello di pianificazione della produzione, come in questo caso. Inoltre, all'interno dell'azienda si è reso necessario il supporto di un gestionale, di un sistema gestionale, che fosse quindi in grado di raccogliere le varie informazioni presenti all'interno dell'azienda e di rendere più veloci ed immediate le diverse operazioni previste. Dall'analisi quindi svolta all'interno dell'azienda è emersa una situazione non particolarmente positiva che ha evidenziato i notevoli ritardi che si protraevano per oltre una settimana e che con il tempo avrebbero causato il logorio del rapporto con il cliente. In particolare per tutte e tre le tipologie di cliente analizzato il dato comune è rappresentato dal mancato rispetto dei tempi di consegna, come appunto mostrato in tabella. Per questo motivo si è reso necessario quindi predisporre una corretta pianificazione della produzione al fine quindi di soddisfare i tempi di consegna di tutte le commesse. Per quanto riguarda appunto la descrizione del modello, sono stati identificati due vincoli alla base dell'algoritmo. Il primo vincolo è stato relativo al vincolo di calendario, necessario quindi per identificare i blocchi temporali entro cui andare ad allocare le diverse attività. Il secondo invece è stato relativo alla capacità produttiva delle macchine, al fine di comprendere le ore di lavoro delle macchine giornalmente o mensilmente. La logica secondo cui ragiona lo schedulatore infatti è la logica ASAP, acronimo di As Soon As Possible, perciò l'allocazione delle attività viene fatta al più presto, tentando quindi di saturare le risorse a partire dal momento più vicino alla data di partenza della schedulazione. In questo caso quindi il primo vincolo analizzato dallo schedulatore è stato quello relativo alle date di consegna, successivamente poi sono stati identificati anche altri vincoli, tra cui quello di priorità, di precedenza e di disponibilità, al fine di avere quindi tutte le informazioni necessarie per completare la schedulazione correttamente. Infine il risultato finale avviene tramite apposita rappresentazione grafica, che è il diagramma di Gantt. Prima però di passare appunto alla realizzazione del modello di scheduling, si è reso necessario digitalizzare il processo produttivo, attraverso quindi l'inserimento di tutti i codici prodotto presenti nell'inventario dell'officina. Sono stati quindi creati diversi cicli di produzione, caratterizzati a loro volta dai rispettivi tempi e dalle macchine necessarie alle lavorazioni. Dopo aver quindi eseguito questo step, è stato possibile sviluppare il modello di scheduling. Il risultato quindi del modello di scheduling, come già detto, è il diagramma di Gantt. Esso rappresenta graficamente le diverse attività previste in un determinato intervallo di tempo. In particolare dalla figura è possibile notare sull'asse delle X le date del periodo di schedulazione considerato, sull'asse delle Y le risorse con le relative descrizioni e infine appunto è possibile identificare al centro delle barre in cui all'interno è presente un codice che identifica univocamente i prodotti. In questo modo è possibile conoscere il tempo necessario al termine di una determinata attività. Per quanto riguarda invece i risultati, durante il primo mese di schedulazione le percentuali di ritardo non sono state particolarmente vantaggiose rispetto alle precedenti, in quanto i ritardi accumulati non hanno permesso appunto di ottenere grandi miglioramenti. Al contrario invece sono stati analizzati i successivi due mesi di schedulazione e invece sono emersi progressivi miglioramenti, in quanto una volta smaltiti i ritardi che si erano andati ad accumulare precedentemente è stato quindi possibile rispettare i tempi di consegna promessi ai clienti finali. Per quanto riguarda invece in termini numerici, la percentuale media di ritardi nulli è passata quindi dal 59% al 71%, con un gap positivo del 12%, mentre la percentuale relativa ai ritardi oltre una settimana è passata dal 24% al solo 10%, a dimostrazione del fatto quindi che la schedulazione ha funzionato. Con le prossime schedulazioni infatti ci si augura che la percentuale relativa ai ritardi oltre la settimana venga pian piano abbattuta a favore di un completo rispetto delle date di consegna promesse ai clienti finali. In conclusione quindi l'Officina Preziosa SRL, grazie ad una corretta pianificazione della produzione, ha ottenuto dei seri benefici. Nonostante però il modello abbia ottenuto numerosi vantaggi, come abbiamo già visto, presenta ancora evidenti limiti. Ad esempio la necessità di una notevole quantità di dati che devono essere immagazzinati manualmente all'interno del gestionale, la quantità di tempo necessaria al suo sviluppo ed infine il personale aziendale che è stato coinvolto nel processo stesso. Quindi la pianificazione della produzione attraverso un modello appropriato di scheduling rappresenta solo il primo step di un'effettiva transizione dell'azienda verso il mondo dell'industria 4.0. Il prossimo step infatti consisterebbe nell'equipaggiare tutte le macchine con adeguati sensori e di collegarle ad una piattaforma per l'Internet of Things, con l'obiettivo finale quindi di creare una rete che connetta tutto l'intero impianto produttivo, al fine quindi di prevedere futuri miglioramenti. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie mille Nicola. La successiva candidata è Roberta Perrini, prego.
E invito adesso l'ingegner Petruzzelli della Sitel di introdurre brevemente il suo lavoro. Buongiorno. Applicando le metodologie del BPM, Roberta ha potuto individuare le potenziali criticità esistenti nei processi di un reparto di assistenza di un'azienda operante nel settore elettronico. Ha quindi sviluppato un modello che permette di stimare in anticipo i carichi di lavoro che insistono su tale reparto. Durante un periodo di tirocinio svolto con Insitel ha quindi applicato il modello e mostrato gli impatti positivi dello stesso sulle performance dell'impresa. Lascio la parola a Roberta. Grazie. Buongiorno, ringrazio la Commissione per la parola, in particolare la mia correlatrice, la dottoressa Floriana Petruzzelli, per avermi accompagnato nel percorso di tirocinio e tesi intitolata Analisi di progettazione del processo di gestione delle attività di problem solving e assistenza post vendita, il caso Sitel S.p.A. Questa breve presentazione è stata articolata nei 6 punti che ora andremo a discutere. L'obiettivo che questo lavoro di tesi si pone è quello di rendere più efficiente un processo ritenuto particolarmente critico e svolto all'interno di Sitel. È stato necessario avvalersi durante tutta la durata del lavoro degli approcci e delle metodologie offerte dal BPM. In un contesto attuale, in un contesto competitivo come quello attuale, acquisisce un ruolo sempre più strategico il servizio di assistenza post vendita. Difatti le aziende, per mantenere la propria competitività, devono vendere esperienze a 360 gradi ai propri clienti e non semplici relazioni spot che si esauriscono nel momento in cui termina la transazione commerciale. Un interessante studio condotto da Kotlin nel 2020 pone il focus sulle 6 variabili chiave su cui le aziende inserite nel mercato dell'elettronica dovrebbero indirizzare i propri sforzi al fine di impattare per il 70% sulla percezione che i propri clienti hanno in merito all'efficacia del servizio di assistenza. Sicuramente questo costituisce anche uno spunto di miglioramento per l'azienda Sitel, un'azienda di produzione inserita nel mercato dell'elettronica e avente sede principale a Mola di Bari. È proprio in questo contesto che si colloca il reparto After Sales, attore principale del processo analizzato. È stato necessario procedere innanzitutto con un'analisi del processo ESIS, articolata in 3 step. È stata definita la CATV al fine di circoscrivere i confini dell'analisi e successivamente si è proceduto con una fase di raccolta dei dati, una fase molto approfondita durante la quale ci si avvalse di tutte e 3 le tecniche a disposizione, vale a dire l'analisi della documentazione scritta, le interviste agli attori del reparto after sales e infine l'osservazione diretta al fine di cogliere eventuali scostamenti tra quanto realmente accade e quanto invece è riportato nei manuali tecnici di stampo più teorico. Successivamente si è passati all'individuazione e decomposizione delle attività e le si è rappresentate in forma grafica nella VBS, nelle mappature in EPC e in BPMN. In questo modo è stato possibile offrire un overview globale del processo. Una volta completata la fase di analisi del processo ESIS, è stato possibile passare al redesign. Il redesign teoricamente prevede 6 step, ma si è volontariamente scelto di non avvalersi della simulazione, ovviamente in accordo con gli attori principali del processo. Si è scelto dunque di testare direttamente la proposta di modello 2B nella realtà. La fase più importante del redesign è proprio quella di analisi delle criticità. Sin dal principio è stato evidente che il problema principale di questo processo risiedesse a monte, dunque nella mancanza di una pianificazione preventiva, un problema di per sé già molto grave ma che si accentua se pensiamo anche al problema della giacenza, soprattutto come in questo caso di materiale elettronico, facilmente soggetto a obsolescenza. Pertanto, una volta definite le principali problematiche, è stato poi necessario indagare a ritroso al fine di cogliere le cause radici per poter agire esattamente su di esse. Possiamo distinguere le cause in 2 macrocategorie, quelle afferenti al flusso d'ingresso e quelle invece associate al flusso di uscita.
evidente che agire direttamente sul flusso d'ingresso rappresenterebbe la soluzione migliore, perché si andrebbe ad agire a monte eliminando il problema sin dalla radice. Tuttavia, questo significherebbe apportare delle modifiche al processo produttivo, una soluzione che non è allineata con gli obiettivi di breve termine dell'impresa. Pertanto si è scelto di agire dall'altro lato, quello dei flussi di uscita, e in particolar modo si ritiene che l'adozione di un modello previsionale dei carichi di lavoro possa fungere da valido supporto per la stima dei carichi e per la loro collocazione temporale e quantificazione. In questo modo gli attori principali del processo non agirebbero più in ottica reattiva, ma potrebbero agire in ottica proattiva, disponendo di un più ampio margine di manovra rispetto a quello che si otterrebbe non utilizzando il modello. Il modello dunque di previsione dei carichi che è stato sviluppato tiene conto di due macro contributi: i contributi al carico di lavoro scomposti in 6 sottocontributi e quelli invece relativi alla capacità produttiva. Si è considerata sia la capacità produttiva standard che quella che si otterrebbe avvalendosi degli straordinari, sempre nel rispetto dei vincoli contrattuali imposti. Questo è il risultato finale che è possibile ottenere. Si nota dunque come si può confrontare il carico di lavoro con la capacità produttiva a disposizione e prendere ovviamente provvedimenti laddove la capacità dovesse essere ripetutamente inferiore rispetto al carico. Il risultato è disponibile sia con focus per mese che con focus per week, e in entrambi i casi viene espresso sia in FTE che in ore. Concludendo, è stato necessario avvalersi degli strumenti del BPM per analizzare il processo ESIS e coglierne le principali criticità. In questo modo sono state individuate una serie di alternative e tra queste è stata scelta quella innanzitutto più performante ma anche più allineata agli obiettivi di breve termine dell'impresa. Pertanto è stato sviluppato un modello automatico che permette di stimare i carichi che insisteranno sul reparto after sales. I punti di forza del modello sono diversi, ma ricordiamo soprattutto la semplicità di utilizzo, soprattutto se relazionata all'importanza e alla concretezza delle informazioni in esso riportata. Un altro punto estremamente importante è la possibilità di utilizzare un modello che sia generalizzabile. Questo sin da subito è stato un obiettivo anche in previsione di uno sviluppo futuro che prevede l'estensione del modello anche ad altre aziende del gruppo Angel. Attualmente il modello è entrato a far parte in maniera definitiva del processo e il processo 2B ha sostituito completamente il vecchio processo ESIS. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Roberta. Cedo adesso la parola per la sua presentazione a Salvatore Fabrizio Ricco, che sarà brevemente introdotto dal professor Messeni Petruzzelli. Buongiorno, il Salvatore ha svolto una tesi con la professoressa Giannoccaro nell'ambito della supply chain management, nello specifico si è occupato di sviluppare un modello di due diligence dei fornitori attraverso un'analisi dei processi di gestione e digitalizzazione delle soluzioni di compliance. Lascio a Salvatore la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, sono il laureando Salvatore Fabrizio Ricco e oggi vi presenterò le mie tesi dal titolo Due diligence dei fornitori, analisi del processo di gestione e digitalizzazione della compliance di terze parti. Colgo l'occasione per ringraziare la mia relatrice, la professoressa Ilaria Giannoccaro, e il mio correlatore, Gianfranco Netti. Obiettivo del lavoro di tesi è stato quello di analizzare gli impatti di un processo di trasformazione digitale nel processo di compliance di un grande gruppo, operante nel settore del dredging e dell'ingegneria marina. Questo è stato reso possibile attraverso 3 punti fondamentali: la reingegnerizzazione di processo attraverso l'implementazione del processo di due diligence dei fornitori, l'implementazione della tecnologia grazie all'inserimento del tool di screening dei fornitori e la customizzazione della piattaforma di procurement già a disposizione del gruppo, e la riorganizzazione data-driven, un approccio basato sui dati per prendere decisioni informate e basate su dati oggettivi. La due diligence dei fornitori è un sistema di gestione della compliance delle terze parti per identificare e ridurre i rischi legati all'utilizzo di terze parti, per l'appunto. È una metodologia atta all'identificazione, la mitigazione, la regolamentazione e la gestione dei rischi per un'organizzazione specifica durante l'intero ciclo di vita delle relazioni commerciali con un fornitore.
Uno degli aspetti più interessanti della due diligence dei fornitori è la sua possibilità di implementare, di integrare questo processo con il processo di approvvigionamento, in particolare con una piattaforma di procurement del gruppo preso in esame. In particolare questa integrazione permette di gestire e di controllare le operazioni svolte con fornitori classificati come ad alto rischio, che sono intesi fornitori che non sono in grado di garantire la fornitura che intendono garantire, per l'appunto. Questo avviene in tre punti fondamentali: nella gestione dei fornitori, in cui vengono segnalati per l'appunto questi tipi di fornitori ad alto rischio, durante la fase di contrattazione, che viene controllata e nel caso bloccata se il fornitore non è in grado di garantire la fornitura, e nelle richieste d'acquisto, dove ci sono blocchi sull'elaborazione di ordini con fornitori ad alto rischio. Il ruolo della compliance oggi è da ritenere in grande evoluzione, poiché un'adeguata gestione di questo processo garantirebbe un miglioramento dei ricavi, un miglioramento della resilienza aziendale, un miglioramento dell'efficienza operativa e il miglioramento della fiducia della clientela. Queste sono anche le ragioni che hanno portato il gruppo preso in esame a ripensare al proprio processo di compliance, poiché questa realtà non possedeva un processo di compliance strutturato, e le difficoltà su questo tema erano molteplici, poiché si trovavano di fronte a 40-50.000 terze parti sparse in tutto il mondo. I limiti erano evidenti: la mancanza di automazione, poiché molte fasi del processo erano eseguite manualmente, infatti il passaggio di informazioni e di valutazione dei fornitori era eseguito tramite l'invio di mail o documentazione scritta e condivisa tramite SharePoint, la mancanza di comunicazione tra approvvigionamento e compliance, dati insufficienti per effettuare un'adeguata due diligence nei fornitori e una supervisione limitata, poiché venivano analizzate le sole terze parti ritenute rilevanti. Okay. Per questo si è ripensato il progetto, cercando di risolvere i numerosi problemi segnalati. Innanzitutto si è stato reso il processo più strutturato e soprattutto standardizzato, grazie all'inserimento, come si vede nell'immagine, del modulo TPRM di compliance. Le informazioni ora vengono raccolte in maniera automatica, grazie all'estrazione dai moduli di gestione dei fornitori e vendor della piattaforma di procurement del gruppo e dal tool di screening dei fornitori WorldCheck. Il processo viene ora gestito per intero all'interno della piattaforma di procurement, non più tramite mail e documentazione scambiata su SharePoint, aumentando così l'efficienza del processo. Inoltre, per i fornitori già presenti all'interno della piattaforma, quindi registrati sulla piattaforma di procurement, vengono effettuati controlli automatici e costanti, e questi controlli andranno poi ad alimentare un report sullo stato dei fornitori, in modo da ricevere segnalazioni sui fornitori che sono già menzionati in piattaforma, per cui si registra un rischio elevato. In particolare ci si è soffermati sul processo di due diligence dei fornitori applicato al caso studio e al gruppo preso in esame. Quel processo si compone di quattro fasi, in particolare il sanction screening, che consiste nella redazione di una IT review, che appunto si basa sulla raccolta di una serie di informazioni quali l'anagrafica dei fornitori, i questionari di valutazione dei fornitori provenienti dalla piattaforma di procurement e lo screening del fornitore attraverso il tool WorldCheck. In particolare questo sistema permette di analizzare dettagliatamente i fornitori, puntualizzando alcuni aspetti quali persone politicamente esposte o addirittura anche pubbliche amministrazioni segnalate segnalate dagli altri enti. Questi dati, che vengono raccolti appunto dalla IT review, vengono poi elaborati tramite un algoritmo di compliance che fornisce una classificazione sui fornitori. Questi fornitori poi verranno classificati come ad alto, medio o basso rischio. Per i fornitori ad alto e medio rischio viene poi eseguita un'ulteriore fase preliminare. Si entra così nella seconda fase di questo processo, il preliminary TP assessment. Qui vengono ricavati dettagli sulle motivazioni per cui i fornitori presentano un rischio medio-alto. Si entra quindi nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato a questo risultato. In seguito a questa ulteriore analisi, se viene ulteriormente riscontrato un elevato rischio associato al fornitore, si procede con un'ulteriore analisi. Si passa così alla terza fase, la TP due diligence, e qui vengono somministrati al procurement e ai fornitori due questionari, il due diligence questionnaire e il third party questionnaire.
sono questionari di valutazione del rischio di terze parti sviluppati e distribuiti a tutte le terze parti che si intende coinvolgere nel processo di due diligence. Alcuni aspetti che vengono valorizzati sono la sicurezza informatica, i piani di continuità operativa e il disaster recovery e la conformità normativa. Nell'ultima fase, nella Final Compliance Assessment, vengono combinati i risultati delle analisi provenienti appunto dalla IT Review, dai rating e i risultati dei questionari di due diligence e si giunge così alla decisione finale, se quindi una commissione deciderà se il fornitore, con rischio elevato, verrà scartato dal processo di approvvigionamento. L'aspetto importante è che questi risultati, queste decisioni prese dalle commissioni sono prese sulla base di dati oggettivi, verificati e certi. Ho sbagliato a scriccare. Forse ho spento. Ok. Non va? Ecco. Ok. Al giorno d'oggi il processo è ancora in corso, ma sono stati già raggiunti importanti risultati. Il processo è stato completamente ridisegnato ed è stato reso appunto più strutturato ed efficace. Sono stati selezionati i tool al fine di costruire un processo di compliance user friendly. Sono state eseguite le configurazioni sulla piattaforma già esistente a disposizione del gruppo. Sono stati definiti specifici interventi formativi per l'utilizzo della piattaforma e sono state definite le future progettualità. Concludendo, l'introduzione nel processo di due diligence dei fornitori, oltre ad aver fornito una base dati molto accurata e aggiornata in tempo reale, grazie al tool di screening dei fornitori WorldCheck, ha permesso un'analisi più dettagliata e profonda dei fornitori, fornendo gli strumenti utili a guidare i processi decisionali. I principali miglioramenti legati all'introduzione nel processo di due diligence dei fornitori sono stati l'aumento della visibilità e del controllo dell'esposizione del gruppo a rischi di corruzione e concussione attraverso le sue terze parti, la razionalizzazione dei processi di conformità e di approvvigionamento attraverso l'integrazione del processo di compliance con altri sistemi, la riduzione al minimo delle interruzioni di fornitura del gruppo e il recupero più rapido nel caso in cui ci si ritrovi ad affrontarle e infine un miglioramento nella capacità di realizzare gli obiettivi strategici dell'organizzazione, sia a livello aziendale sia a livello di progetto. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Salvatore. Il successivo candidato è Daniele Rizzi, prego, e lascio nuovamente la parola al professor Messeni Pretruzzelli, suo relatore di tesi. Nuovamente buongiorno. Daniele ha svolto una tesi sul ruolo delle politiche pubbliche a sostegno dei processi di innovazione con un'analisi che spazia dalla scala internazionale alla scala regionale. Lascio a Daniele la parola per lo sviluppo della sua discussione della tesi. Buongiorno a tutti, sono il candidato Daniele Rizzi, ringrazio la commissione per la parola data e il mio relatore, il professor Antonio Messeni Pretruzzelli. Il mio lavoro, intitolato Politiche pubbliche e misure innovative a supporto dell'innovazione, analisi degli aiuti alle imprese dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Puglia, punta ad analizzare una questione importante, soprattutto in un periodo di crisi energetica. Lo Stato può essere un attore chiave nella crescita innovativa di un paese grazie a politiche pubbliche e misure agevolative? Lo studio è stato condotto partendo da un'analisi di innovazione, considerando cosa sono le misure agevolative, analizzando la situazione in Italia e in Puglia tramite grafici e indicatori di innovazione, considerando le politiche pubbliche di Unione Europea, Italia e Puglia e concludendosi con un'analisi di un caso di studio affinché venisse verificato l'apporto effettivo dello Stato. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'innovazione è l'implementazione di un prodotto nuovo significativamente migliorato o un processo, un metodo di marketing o un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche di business, nel luogo di lavoro e nelle relazioni esterne. Ci sono vari tipi di innovazione di prodotto, quando l'innovazione è incorporata all'interno di un prodotto, quindi in un caso tipo l'auto ibrida, o di processo, quando cambia il modo di produzione di un prodotto, quindi passando ad esempio da una produzione solo uomini a smart factories con collaborazioni tra macchine. Può essere radicale quando il cambiamento è significativo, come la Polaroid, la prima macchina fotografica a stampare foto, o incrementale quando il cambiamento è marginale o un adattamento di soluzioni preesistenti, come nel caso degli aerei sterti invisibili e radar. Oltretutto l'innovazione è allo stesso tempo competence enhancing o competent destroying, infatti con il passaggio dalla carrozza all'auto sono state create nuove competenze quali meccanico, carrozziere, ma se ne sono perse altre quali quelle del cocchiere e dello stagliere. Inoltre l'innovazione è modulare
o architetturale. Nel primo caso si tratta di un'innovazione che riguarda alcune componenti, ad esempio il cambiamento di un sellino o di una bicicletta. Architetturale riguarda l'intera configurazione del prodotto, ad esempio una bici di tipo elettromagnetico. Con lo sviluppo della società e con la globalizzazione si è passato da un sistema di innovazione chiuso a un sistema di innovazione aperto. Il sistema di innovazione chiuso era caratterizzato da attività di ricerca, sviluppo, produzione, vendita, effettuate tutte da un'azienda. Con l'Open Innovation invece c'è la possibilità di effettuare attività di produzione, vendita sotto un'impresa e la ricerca e lo sviluppo attraverso un'altra impresa. Questo grazie alla crescita delle conoscenze di fornitori, lavoratori, nascita di venture capital e minor tempo per sfruttare le proprie idee. In questo scenario di Open Innovation interviene lo Stato, le cui agevolazioni finanziarie sono risorse finanziarie erogate da un soggetto pubblico a sostegno dell'attività di impresa. Grazie all'intervento dello Stato ci sono più investimenti che attirano più stakeholder e ci sarà una crescita maggiore del territorio. Lo Stato, infatti, tramite queste misure punta a migliorare la capacità produttiva tramite investimenti e innovazione, riduce l'impatto ambientale delle attività produttive, previene lo squilibrio economico, favorisce l'internazionalizzazione e l'imprenditorialità, interviene quando c'è una crisi o i mercati si bloccano ed è sempre pronto a rischiare quando le imprese non vogliono farlo. Considerando i grafici relativi all'innovazione dell'Italia e della Puglia in confronto con l'Europa e lo Stato italiano, possiamo vedere, grazie all'European Innovation Scoreboard, uno strumento per valutare la performance secondo alcuni criteri quali ricerca e innovazione, che l'Italia è un'innovatrice moderata, quindi grazie all'intervento dello Stato potrebbe migliorare e crescere in classifica. La stessa situazione la ritroviamo in Puglia, la quale è un'innovatrice moderata e in confronto ad altre regioni del centro-nord è abbastanza indietro, quindi servirebbe l'aiuto della regione per spingere a migliorare. Considerando le misure delle istituzioni, ritroviamo la più importante dell'Unione Europea, il Next Generation EU, una misura con la quale sono stati attribuiti 750 miliardi, soprattutto per i paesi in crescita economica abbastanza bassa o comunque in disoccupazione. Oltretutto possiamo ritrovare un quadro temporaneo in risposta alla pandemia che ha aiutato le imprese a garantire la liquidità sufficiente per sostentarsi. Invece, per quanto riguarda le misure dello Stato italiano, ritroviamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo strumento utilizzato dall'Italia per accedere alle risorse del Next Generation EU e punta a raggiungere 6 missioni, quella della digitalizzazione, della rivoluzione verde, delle infrastrutture per una mobilità sostenibile, quindi la sostenibilità, istruzione e ricerca, inclusione, coesione e salute. Oltre a queste misure adottate dallo Stato, ritroviamo delle misure agevolative, quali finanziamento di start-up o supporto a start-up innovative, il patent box, un regime di detassazione fiscale per attività relative a beni materiali, o il credito d'imposta, che è una misura adottata dallo Stato per spingere ad innovare, soprattutto in beni strumentali, materiali e immateriali, quelle attività che puntano al passaggio a una digitalizzazione tecnologica e digitale. La misura invece della Regione Puglia ritroviamo la PIA, cioè Programmi Integrati di Agevolazione, riservato a piccole e medie imprese, i quali favorisce la crescita e l'innovazione, e invece per quanto riguarda le grandi imprese ritroviamo dei contratti di programma che hanno lo stesso scopo, più la volontà di attirare capitali italiani o esteri. Il caso di studio è consistito nella creazione e nel controllo dello sviluppo di un impianto per la produzione di blocchi in poliuretano. Il lavoro è stato svolto controllando una serie di requisiti con obiettivi che erano quelli di verificare innanzitutto che l'impianto fosse attivo e funzionante e verificare successivamente che ci fosse stato il rispetto dei requisiti per usufruire appunto della misura del credito d'imposta 4.0, il quale avrebbe garantito all'impresa un recupero dell'investimento del 40%. Ma cosa serve per il credito d'imposta? Serve sicuramente la dichiarazione del legale rappresentante, una perizia tecnica di un ingegnere, che il bene rientra tra le attività che sfruttano l'agevolazione e che vi sia l'interconnessione al sistema di gestione aziendale o alla rete di fornitura. I risultati ottenuti, anche e soprattutto grazie a una sezione in particolare, cioè verifica dei requisiti del sistema di controllo e di impianto, è che c'è stata l'interconnessione e sono state controllate le specifiche per usufruire del credito d'imposta, quindi l'impresa potrà effettuare la domanda per usufruire di questo credito d'imposta e quindi recuperare dall'investimento iniziale ben il 40%. In conclusione, le misure agevolative e lo Stato sono ovviamente uno strumento chiave per la crescita dell'innovazione, ma è fondamentale che i fondi finanzino attività che altrimenti non sarebbero intraprese e sarebbe giusto allo stesso tempo riconoscere allo Stato
per gli investimenti, soprattutto di grande successo, in quanto le imprese, le grandi imprese che hanno grande successo cercano di evitare pagamenti e detassazioni comunque, sarebbe giusto riconoscere un premio, un ritorno economico, in quanto il pericolo è che lo Stato che finanzia vada incontro a un fallimento economico e sociale. Oltretutto è fondamentale che per il futuro ci sia una collaborazione tra settore pubblico e privato, sia come risposta alla crisi pandemica ed energetica, sia affinché venissero effettuati investimenti coordinati nel Paese e vi sia una stabilità economica. Il tutto deve mirare allo sviluppo di tecnologie verdi e sostenibili, sia per tutelare il pianeta, sia per avere una transizione energetica. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Daniele. Invito adesso l'ultimo laureando di questa sessione, Antonino Vegliante, salire sul palco, e lascio la parola all'ingegner Francesco Paolo Lagrasta, suo correlatore di tesi. Antonino Vegliante discute una tesi in Business Process Management incentrata sul tema della resilienza declinato a livello di scala urbana. In particolare nel suo lavoro Antonino si è occupato di identificare e analizzare criticamente i casi e le iniziative di resilienza urbana descritti in letteratura. Il suo lavoro rientra in un progetto di ricerca più ampio, finanziato su fondi PON, che vede coinvolti il Politecnico di Bari, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Catania e alcune imprese che si occupano di sviluppo di soluzioni informatiche. Passo la parola ad Antonino perché possa presentare il lavoro svolto e i risultati ottenuti. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione per la parola data, la mia relatrice professoressa Barbara Scozzi e i correlatori l'ingegner Lagrasta e l'ingegner Nuzzi. Sono Antonino Vegliante e oggi presenterò il mio lavoro di tesi dal titolo Analisi di iniziative e strumenti per la valutazione della resilienza urbana. Il lavoro è così strutturato, verranno dapprima presentati gli obiettivi del lavoro, poi verrà fatta una panoramica sul tema della resilienza urbana, approfondita la metodologia di lavoro e infine i risultati con le relative conclusioni. Innanzitutto gli obiettivi del lavoro sono stati approfondire il tema della resilienza in relazione al contesto urbano, individuando e analizzando criticamente i principali casi studio e in particolar modo rispondere a una specifica domanda di ricerca, individuare le più importanti iniziative adottate a livello mondiale per migliorare la resilienza urbana, con un focus specifico su stakeholder maggiormente coinvolti e tecnologie abilitanti maggiormente sfruttate. È importante dapprima definire cos'è la resilienza urbana, ovvero la capacità del sistema urbano di assorbire, adattarsi e rispondere ai cambiamenti. Ma quali sono questi cambiamenti che le città devono affrontare ogni giorno? Sovrappopolamento, gestione dei rifiuti, cambiamento climatico, disoccupazione e scarsità di risorse. Sono solo alcune delle infinite sfide che ogni giorno le città sono costrette ad affrontare. È importante quindi definire cos'è una città resiliente, ovvero un sistema urbano che non si limita a reagire a shock e stress tentando di ritornare al livello preesistente, bensì essa si modifica costruendo risposte sociali, economiche, ambientali e tecnologiche nuove per resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni appena elencate. È stato altresì condotto un approfondimento su alcuni dei più importanti progetti e programmi sul tema della resilienza, in particolar modo l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030, il Sendai Framework per la riduzione del rischio dei disastri e il 100 Resilient City. Inoltre è stato approfondito lo Smart Mature Resilience, ovvero un progetto di ricerca multidisciplinare finanziato dall'Unione Europea e concluso nel 2018, con gli obiettivi di fare co-creazione, condivisione, apprendimento e costruzione della resilienza. Le unità di analisi sono le città, che creano, pilotano e utilizzano gli strumenti per valutare, pianificare e migliorare la propria resilienza, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione del rischio. Gli strumenti che utilizza questo progetto sono il Risk Systemity Questionnaire, il Resilience Maturity Model, il Resilience Information Portal, il Resilience Building Policies e il City Dynamics Model. Tra questi ne è stato approfondito uno, che è stato utilizzato anche nel caso studio specifico, in particolar modo il Resilience Maturity Model. In generale, i modelli di maturità sono framework che consentono di valutare la capacità di un'organizzazione o una qualsiasi altra ente di migliorare continuamente in un particolare ambito, settore o disciplina per raggiungere obiettivi precisi. La stessa cosa fa anche il Resilience Maturity Model, con l'obiettivo di migliorare la resilienza nell'ambito urbano. Questo modello è strutturato in livelli di maturità, dimensioni e sottodimensioni. Le dimensioni sono notevolmente distribuite in iniziative in base ai vari livelli di maturità. Queste iniziative sono state poi le unità di analisi finali dello studio condotto. Dopo aver fatto una panoramica generale su qual è il tema affrontato e quali strumenti sono stati utilizzati, è stata approfondita la metodologia di lavoro, ovvero una systematic literature review, ovvero un approccio di ricerca scientifica che consente di individuare, valutare e sintetizzare tutti i contributi presenti in letteratura su un certo argomento, adattando un processo replicabile e trasparente. Nel caso specifico è stata utilizzata una sintesi tematica appartenente alla famiglia dell'extended review.
In generale, Jason et al. Forniscono una guida per condurre una revisione sistematica della letteratura e identificano 6 step fondamentali di processo: definire la resource question, pianificare la ricerca, effettuare la ricerca, applicare i criteri di inclusione ed esclusione, estrarre dati e sintetizzare infine i risultati. Nel caso specifico, la resource question è stata individuare le più importanti iniziative adottate a livello mondiale per migliorare la resilienza urbana, con un focus specifico su stakeholder e tecnologie abilitanti, fornendo alla fine una rassegna di casi studio. Il motore di ricerca utilizzato è stato Scopus e la lista delle keywords e le query sono quelle riportate nelle slide di presentazione. Come document type sono stati scelti tutti gli articoli in lingua inglese. Poi, grazie all'utilizzo di questi flowchart e tramite criteri di inclusione ed esclusione, è stato possibile arrivare al dataset finale di 48 articoli, che è stato poi analizzato. L'ultima fase della Systematic Literature Review prevede appunto un'analisi e discussione dei risultati. In particolar modo sono state condotte 3 tipologie di analisi: un'analisi descrittiva del dataset, un'analisi sui focus di ricerca e un'analisi combinata. Per quanto riguarda l'analisi descrittiva, essa ha l'obiettivo di estrarre informazioni generali sul dataset e nello specifico sono state condotte 3 analisi specifiche: analisi temporale, distribuzione geografica dei contributi e analisi delle aree tematiche. Per quanto riguarda l'analisi dei focus di ricerca, essa mira a estrarre informazioni utili a rispondere alla domanda di ricerca iniziale. In particolar modo, per quanto concerne l'analisi delle iniziative del Maturity Model, iniziative quali integrare la resilienza in visioni e politiche per lo sviluppo della città, promuovere una cultura della resilienza, allineare gli obiettivi di diversi stakeholder per lo sviluppo della resilienza, vengono menzionate rispettivamente 41, 40 e 29 volte su 48 articoli totali. Mentre iniziative quali creare un fondo di soccorso per le calamità, stabilire una forte rete di volontari e condurre esercitazioni tra città che affrontano rischi simili non vengono mai menzionate nel corpus di analisi. Per quanto riguarda l'analisi dei casi studio, notiamo come Cina, Australia e Italia, rispettivamente con 7, 4 e 4 contributi, insieme costituiscono più del 30% del contributo totale dei casi studi all'analisi condotta. Anche i paesi in via di sviluppo, seppur con meno mezzi e con più difficoltà, si impegnano a perseguire obiettivi di resilienza urbana. Per quanto riguarda l'analisi degli stakeholder, si segnala la quasi totale mancanza di servizi di emergenza, NGO, volontari e media. Tutti gli altri stakeholder, rispetto alle varie tematiche affrontate, vengono coinvolti tutti in egual misura, a partire dalle infrastrutture critiche fino ad arrivare agli enti accademici. Per quanto riguarda gli organi ed enti locali, nazionali ed internazionali, sono coinvolti nella maggior parte dei casi analizzati. Per quanto invece concerne l'analisi delle tecnologie abilitanti, la maggior parte delle tecnologie abilitanti proposte dal MISE non vengono quasi mai considerate, fatta eccezione di cloud, big data, analytics e simulation. Infine è stata condotta anche un'analisi combinata con l'obiettivo di cogliere eventuali ricorrenze o gap nella ricerca o per confermare le implicazioni derivanti dalle analisi precedenti. In questo tipo di analisi sono state utilizzate funzioni Excel e tabelle pivot e nel caso specifico sono state confermate le analisi precedentemente condotte. In conclusione, oltre a fornire un contributo alla letteratura esistente già sul tema ed aver approfondito un tema così importante che è quello della resilienza urbana, sono emerse notevoli implicazioni. Dall'analisi delle iniziative si evince la consapevolezza diffusa sull'importanza del tema della resilienza urbana, soprattutto a livello amministrativo, decisionale e amministrativo. Ma strumenti, metodi e azioni intraprese sono ancora in fase di sviluppo e perfezionamento. Inoltre, l'attenzione al tema della resilienza non riguarda esclusivamente i paesi più industrializzati. Anche i paesi in via di sviluppo si pongono l'obiettivo, seppur con maggiori difficoltà e con meno mezzi, di perseguire un miglioramento delle condizioni di resilienza. Per quanto riguarda l'analisi di stakeholder, emerge la totale mancanza di servizi di emergenza, NGO, volontari e media, mentre per quanto riguarda le tecnologie proposte, sono citate solamente simulation, cloud, big data analytics. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Antonino. Prego. La Commissione si ritira per deliberare sui voti di laurea.
Signori, scusate, se potete prendere posto gentilmente. I laureandi sulla prima fila. Grazie.
stavano. E se non avrebbe potuto, le uscite. Thank you.
Buongiorno nuovamente a tutti. Allora, la commissione di laurea si è riunita, ha valutato, vedrete, in modo estremamente positivo le vostre carriere e anche le presentazioni del vostro lavoro di tesi. Adesso due indicazioni operative. Chiamerò singolarmente ciascuno di voi presso, nei pressi del podio qui per ritirare la pergamena di laurea e comunicherò la votazione che avete conseguito. Alla fine faremo un'unica proclamazione per tutti i laureandi di questa sessione. Allora, Giovanni Balletta, prego. La commissione ha definito come voto di laurea 101 su 110. Complimenti. Se volete, quando vi avvicinate qua al podio, potete anche girarvi, così vi fanno una foto non di spalle. Tommaso Bottarini, la commissione ha definito come voto di laurea 110 su 110. Complimenti. Elio Carone, la commissione ha definito come voto di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Cosimo Damiano Carpentiere, la commissione ha definito come voto di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Danilo Cassatella, la commissione ha definito come voto di laurea 102 su 110. Michela Colacicco, la commissione ha definito come voto di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Luca Corrado, la commissione ha definito come voto 106 su 110. Cecilia De Filippis, in collegamento da remoto, la commissione ha definito come voto di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Fabio Elamori, la commissione ha valutato le attività e ha definito come voto di laurea 92 su 110. Giovanni Marco Fortunato, la commissione ha valutato il complesso di attività e il lavoro di tesi e ha definito come voto di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Roberto Franco, la commissione ha valutato come voto finale 110 su 110 e lode. Complimenti. Saverio Lavenuta, la commissione ha valutato come voto finale 106 su 110. Complimenti. Nicola Nuzzolese, la commissione ha valutato come voto finale 110 su 110. Roberta Perrini, la commissione ha definito come voto finale di laurea 110 su 110 e lode. Complimenti. Salvatore Fabrizio Ricco, la commissione ha definito come voto finale 110 su 110 e lode. Complimenti. Daniele Rizzi, la commissione ha definito come voto finale 106 su 110. Complimenti. Antonino Vegliante, la commissione ha definito come voto finale di laurea 97 su 110. Se vi volete anche alzare in piedi. È un piacere, pertanto, con i poteri conferitemi in delega dal magnifico Rettore, proclamarvi oggi tutti dottori magistrali in ingegneria gestionale. Complimenti, auguri ancora a voi e alle vostre famiglie.
I festeggiamenti si tengono sotto il bar, cortesemente, da quel lato, grazie.